Allora io direi che possiamo cominciare, vi saluto, ringrazio tutti per essere qui anche oggi, ringrazio la professoressa Giuseppina Barsacchi, accademica dei Lincei, responsabile del polo di Pisa, degli incontri di italiano, matematica e scienze, che è venuta a salutarci e a portarci i saluti dell'Accademia, e ringrazio moltissimo Elena Pistolesi, che è professore associato all'Università di Modena e Reggio Emilia di Linguistica Italiana, mi sono dimenticata, e, nonostante sia toscana occidentale di nascita e di studi. Sono contentissima di averla qui oggi. Elena, il suo lavoro più famoso, più citato, è questo, Il parlare spedito, che è il primo libro che si è occupato del linguaggio dei nuovi mezzi di comunicazione, nuovi nel 2004 quando è uscito il volume. Ora, non più nuovi, ma forse gli unici mezzi di comunicazione di massa effettivamente utilizzati dagli adolescenti. Non ci parlerà di questo oggi, in linea forse con alcune cose che ci dirà oggi, quest'altro volume, Lingua, scuola e società, i nuovi bisogni comunicativi nelle classi multiculturali. Uscito nel 2007 come atti di un convegno che si era tenuto a Trieste, disponibile, mi ha detto, anche in rete, poi ci fornirà con precisione l'indirizzo. Elena si è occupata di moltissime cose, dalla fortuna manoscritta del De Vulgari Eloquenza, alla linguistica del 500 e del 700, ai linguaggi appunto dei nuovi mezzi di comunicazione, e quindi una storica della lingua a tutto campo, come si dice. Oggi ci parlerà di dinamiche dell'errore dall'oralità alla scrittura, e la sua lezione sarà seguita dal laboratorio di Jacopo Fasano. Le lascio subito la parola. Grazie. Grazie. Allora, anch'io vorrei ringraziare Roberta Cella per l'invito, che mi ha fatto molto piacere, perché mi ha consentito di fissare alcuni punti, alcune idee che avevo sulle relazioni che erano iniziate, diciamo, già nel 2007, negli atti di convegno che ha presentato, sui possibili punti di intersezione nella didattica dell'italiano come L1, quindi come lingua materna, e come L2. Vorrei anche ringraziare gli insegnanti che mi hanno aiutata in questi giorni a raccogliere materiali, anche a sviluppare le mie riflessioni, e sono, oltre a Jacopo Fasano, che poi farà l'esercitazione, Frieda Farnetti, che diciamo è un'insegnante di Udine. Io ho insegnato per alcuni anni a Trieste, quindi i miei allievi, diciamo, adesso insegnano nelle scuole del Friuli Venezia Giulia, e Francesca Faleri, anche, che invece insegna a Livorno, quindi ho avuto il loro supporto. Un'altra persona che devo ringraziare è Rosa Pugliese, che insegna didattica dell'italiano come lingua seconda a Bologna, la quale mi ha fornito alcune indicazioni bibliografiche molto aggiornate, che sono, troverete poi alla fine di questo PowerPoint che vi lascerò, dove c'è una bibliografia essenziale, c'è una bibliografia rispetto a quella estremamente ampia che ormai si trova sul tema dell'italiano L2. E si tratta di una bibliografia selezionata, che ha anche un'altra caratteristica, che è quella di essere, nella maggior parte dei casi, disponibile online. Quindi non dovete comprare dei libri, ma semplicemente attingere alla bibliografia che troverete alla fine, che vi lascerò. Dunque, il tema è quello delle dinamiche dell'errore dall'oralità alla scrittura, e vorrei partire proprio da una, diciamo, vi darò la scaletta del mio intervento. La prima parte sarà dedicata alla definizione di errore. Che cos'è un errore? Perché è importante
Dante cambia la percezione dell'errore e la sua valutazione in base a una prospettiva valutativa oppure una prospettiva acquisizionale. Poi vorrei indicarvi alcuni punti che consentono una unificazione del punto di vista sull'errore, sia in L1 che in L2, e la parte che più mi interessa è quella delle interferenze interne, vedremo di che cosa si tratta, cioè delle interferenze che riguardano le varietà della L2 e soprattutto le differenze scritto-parlato, sulle quali poi, rispetto alle quali proporrò alcuni interventi puntuali. Questo elemento delle interferenze interne, cioè il fatto di considerare la lingua italiana non come qualcosa di monolitico, ma come un insieme di varietà a cui sono esposti sia i nativi sia i cosiddetti apprendenti l'italiano, è un punto di vista importante perché consente un intervento in qualche modo unificato, indipendentemente dal fatto di essere nativi o meno. Allora, veniamo, affermatemi se ci sono cose non chiare, le ripeto molto volentieri, fate domande, vorrei una lezione così più diciamo interattiva. Ecco. Dunque, che cos'è l'errore? Vorrei partire da una considerazione citando Luca Serianni, che sicuramente conoscerete come grammatico, il quale appunto ha scritto proprio un articolo che è uscito nel 2014 sui confini dell'errore. La prima notazione che fa in questo articolo è la seguente: quello di errore non è un dato ontologico, ma storico e contestuale. L'errore varia nel corso del tempo, è condizionato dalla situazione comunicativa, scritto, parlato, formale e informale, suscita una sanzione sociale che non coincide necessariamente con le gerarchie dei linguisti. In questo articolo poi prosegue parlando di quegli errori sui quali non si può negoziare, cioè che sono veramente da considerare errori, ma ricorda anche che la nostra percezione dell'errore è collegato alla storia della lingua e fa un esempio che è quello dell'ortografia. Noi siamo particolarmente sensibili nei confronti degli errori ortografici perché si tratta anche della parte della grammatica che è più fissata, diciamo, dalla norma, è quella su cui la norma è certa, mentre ci sono altri punti della norma che riguardano la morfologia, la sintassi, che sono più oscuri, o meglio grigi, si collocano in una zona che non si può definire precisamente erronea o corretta. Ecco, quindi non solo, la parte ortografica è anche l'ultima che poi si è assestata, cioè il nostro sistema ortografico, quello che usiamo oggi, si assesta nell'Ottocento, ma per tutto il corso dell'Ottocento troviamo quelle grafie che noi oggi segniamo con la penna rossa. Quindi tenere presente il processo storico ci aiuta anche a capire la natura stessa dell'errore, la natura stessa dell'errore. Quindi questa è una premessa di carattere generale. Che cos'è l'errore? Possiamo dare varie definizioni. In una prospettiva valutativa, che è quella dell'insegnante, cioè l'insegnante individua l'errore e deve correggerlo e poi sulla base del numero, della qualità degli errori, deve dare un voto. Allora, che cos'è in questa prospettiva? È la deviazione da una regola o dalla varietà di lingua che è scelta come modello, quindi noi assumiamo come modello la lingua standard, quella delle grammatiche, e rispetto a questa, rispetto alle istruzioni che diamo in rapporto alla regola, stabiliamo che cos'è un errore. Nella prospettiva acquisizionale l'errore esiste ovviamente, ma è qualcosa di naturale da non sanzionare, cioè è un momento importante nell'acquisizione, da un momento del tutto naturale e ovvio. E soprattutto importante nella prospettiva acquisizionale la sistematicità dell'errore. È importante la regola che sta dietro l'errore, perché è grazie alla sistematicità degli errori che si può
delineare un processo evolutivo che forse voi avete già visto nel caso dell'L2, avranno parlato i relatori precedenti delle diverse fasi in cui si divide un'interlingua e delle varietà di apprendimento. Ecco, queste varietà di apprendimento, da quella prebasica, basica, avanzata e così via, si sono fissate grazie alla regolarità degli errori che si trovano nei diversi stadi. Ci sono delle regole di implicatura, per cui se si realizza un certo fenomeno, io posso individuare dalla concorrenza di più fenomeni uno stadio di lingua in un sistema evolutivo. Quindi è molto importante, ovviamente, quando parliamo di prospettiva acquisizionale ci occupiamo tanto di L1 quanto di L2, perché l'errore è un momento, è una fase di elaborazione, è il risultato di una riflessione, spesso una riflessione autonoma sulla lingua, che avviene tanto nell'apprendente, in colui che deve perfezionare il proprio sistema, la propria grammatica nella L1, quanto nella L2. Quindi è un diverso punto di vista. Ora, è chiaro fin qui? Quando parliamo in modo specifico di errori in L2, cioè ovviamente sempre l'italiano lingua seconda, abbiamo da un lato dei dati che sono generalizzabili. Ci abbiamo detto che la sistematicità dell'errore è quello che consente di fissare delle fasi evolutive in un soggetto, che apprende un'altra lingua, attraversa appunto delle fasi, e grazie a questa regolarità quindi sono state fissate delle tappe dell'apprendimento, che sono degli universali in qualche modo. Questo è molto importante. In Italia tutto il sistema di valutazione dell'interlingua è stato elaborato dal gruppo di Pavia, di cui forse qualcuno vi ha già parlato, e vi ho messo comunque in bibliografia tutti i riferimenti che vi serviranno. Quindi da un lato dati generalizzabili, dall'altro dati non generalizzabili. Da che cosa dipendono? C'è un elemento di variazione libera in ogni soggetto, questo vale immediatamente, è applicabile sia alla L1 che alla L2, e riguarda la lingua materna, cioè l'interferenza che la lingua materna può esercitare sulla L cosiddetta italiano, sull'italiano L2, quindi è quella che chiamiamo la distanza tipologica fra le lingue. Più distanti sono, evidentemente sarà diverso il tipo di approssimazione alla L2. Poi cambia anche in base all'esposizione della varietà, alle varietà della L2, perché supponiamo che in famiglia si parli una lingua diversa dall'italiano e che l'esposizione del singolo apprendente avvenga per immersione in un ambiente naturale ma non nella famiglia, oppure la scuola potrebbe essere l'unico luogo in cui c'è un rapporto con l'italiano, e l'italiano di un certo tipo ovviamente. Quindi c'è un'esposizione libera alle varietà e ce n'è una guidata. Abbiamo un apprendimento naturale oppure guidato. Ecco, tutti questi sono elementi che fanno sì che ci sia una variazione libera che non è propriamente misurabile, e questi richiedono una didattica specifica, quindi che non può fare troppo affidamento sulle fasi, che sono molto importanti per collocare l'interlingua, ma poi servono degli interventi specifici. Dunque c'è un altro aspetto che ci può portare, o ci sono più aspetti che ci possono portare all'unificazione dei punti di vista sulla L1 e sulla L2, sull'italiano come L1 o L2. Vi riporto in sintesi gli sviluppi della ricerca più recente, perché di solito nei primi lavori sull'italiano come lingua seconda si opponeva un parlante nativo che non faceva errori, che non fa errori. Si immagina un parlante nativo che non fa errori, monolingue, contrapposto invece al parlante non nativo, l'apprendente. Ecco, questo se noi lo vediamo, insomma, intuirete benissimo che non è così. E se colleghiamo il parlante nativo il parlante nativo è collegato a un tipo di lingua modello che è uniforme,
Cioè l'idea del parlante nativo monolingue si collega all'idea di un italiano monolitico, e così non è. Anche questa opposizione tra da un lato un modello di lingua uniforme, dall'altro una varietà di apprendimento, è diciamo stata superata, è superata proprio in funzione didattica, dando una nuova definizione sia delle varietà di apprendimento, ma anche tenendo conto delle varietà della lingua, di tutte le varietà del repertorio di una lingua come l'italiano, allora si può arrivare a una diversa definizione di tutto l'insieme. Quindi questi sono elementi che fanno sì che si superino delle dicotomie che sono state utili evidentemente per impostare i problemi, ma che oggi sono superate. Un altro elemento che ci può servire ad unificare i punti di vista è questo, cioè gli errori di apprendimento, le fasi di fissazione della grammatica presentano spesso delle strategie comuni, sia che si tratti di apprendenti L1 oppure di nativi, che continuiamo a chiamarli così, di nativi che stanno fissando le loro alcuni punti della grammatica. Pensate a tutte le formazioni analogiche nel caso dei verbi, che sono evidenti nel caso di apprendenti, no? Ma quante volte anche a scuola, alla scuola media, si producono degli errori che sono delle estensioni analogiche di forme verbali, come che so, ho sentito un bellissimo l'altro giorno, inginocchiuto, non stare inginocchiuto. Questo inginocchiuto dà un'indicazione, cioè un'elaborazione comunque, non è semplicemente un errore. Oppure ci sono fasi in cui si tende a regolarizzare la forma verbale, no? Su base anche qui analogica, perché si producono delle forme come vengo, che sono di verbi irregolari, molto difficili, no? Anche da coniugare. Però poi, diciamo, questi verbi, i verbi più usati, che hanno un'alta frequenza, difficilmente vengono, cioè difficilmente si sbagliano questi verbi. Dov'è che interviene l'analogia? Su quelle parole, su quei verbi che non fanno parte del vocabolario di base, che sono un po' più difficili, che si sentono meno lì, appunto proprio perché non c'è l'abitudine né ad ascoltarli né a produrli, allora è lì che si esercita soprattutto l'elemento analogico. Quindi anche in questo senso possiamo unificare il punto di vista sulla L1 o la L2, perché i processi, il tipo di elaborazione che i ragazzi e gli apprendenti fanno sulla lingua è simile, sono percorsi molto, molto simili, quindi non vanno visti come completamente distinti. Un altro aspetto dell'unificazione dei punti di vista che mi sembra interessante, che ho trovato rispetto all'esercizio della memoria e dell'attenzione, questa osservazione è fatta sull'italiano come L2, o meglio in generale l'apprendimento di una seconda lingua. Vi leggo questa frase e poi ditemi se non è del tutto applicabile anche alla L1, cioè se non è questo un processo normale di apprendimento. Emerge qui, sto citando Dacchini 2011, un nesso decisivo tra memoria e attenzione. Perché un'informazione nuova venga appresa, passando dalla memoria a lungo termine, è necessario che prima entri nell'ambito dell'attenzione focalizzata e nella memoria di lavoro. La capacità della memoria di lavoro, che condiziona estensione ed efficacia dell'attenzione focalizzata, sarebbe di conseguenza positivamente correlata al successo in L2, costituendo pertanto, tra l'altro, un indicatore significativo dell'attitudine linguistica. Sembra molto difficile tutta questa, ma che cosa vuol dire? C'è un nesso importante tra la memoria e l'attenzione, cioè finché le informazioni date rimangono nella memoria di lavoro ma non diventano delle routine, non si stabilizzano e non diventano parte della memoria a lungo termine, allora difficilmente vengono riutilizzate. Come si fa a fissare nella memoria
questo elemento, richiamando l'attenzione su questo, quindi richiamando l'attenzione, il focus su alcuni procedimenti che devono passare da uno stadio, diciamo così, di produzione superficiale, di memoria di lavoro, ma che non si fissano, a qualcosa invece di più stabile. E questo è semplicemente la descrizione di un processo di apprendimento. Non è limitato alla L1 e alla L2, e questo riguarda tante abilità linguistiche, cioè soprattutto nella scrittura. Sappiamo che anche nella scrittura abbiamo delle abilità di tipo alto e delle abilità di basso livello. Finché quelle di basso livello non sono stabilizzate, quindi diventano in qualche modo rutinarie, quelle di alto livello che riguardano la costruzione del testo sono più difficili da impostare, perché tutta l'attenzione si concentra sulla parte più sulle abilità di basso livello, quindi la parte ortografica, la gestione della scrittura, no? Tutte queste attività che impegnano completamente l'attenzione e la memoria, finché non diventano rutinarie. Allora, se è chiaro fin qui la prospettiva, diciamo, vorrei appunto ho sottolineato in vario modo come si possano vedere gli errori in L1 e in L2, i fenomeni di apprendimento in L1 e in L2 secondo una prospettiva unica. Naturalmente si tratta di una porzione, perché poi ci sono anche elementi che non si possono unificare. Tornando al concetto di errore, quindi mi soffermerò sugli errori da interferenze. Abbiamo cioè delle interferenze che vengono chiamate esterne e che riguardano l'influenza che la lingua materna esercita sulla lingua che si sta apprendendo. Ci sono delle influenze. Oppure le interferenze interne, cioè le varietà della lingua italiana, in questo caso di registro, le varietà regionali e il cambiamento che si ha nel passaggio dallo scritto al parlato. Anche perché ci soffermeremo sulle interferenze interne, come osserva Bernini, che è appunto uno studioso che si è molto occupato delle varietà di apprendimento, Bernini osserva: la lingua di arrivo passa attraverso le varietà del repertorio dell'italiano cui gli apprendenti sono esposti, dipende cioè dalla qualità e dalla quantità di interazioni con i parlanti nativi. Quindi è importantissimo questo aspetto, il rapporto, le interazioni con i parlanti nativi. Chi sono e come parlano, come si esprimono questi parlanti nativi? Ecco, questo è, diciamo, l'ambiente, l'esposizione a certe varietà è quello che ci consente ancora una volta di unificare il punto di vista. Allora, ho diviso queste interferenze interne in diatopiche, cioè relative alle varietà regionali o locali, quelle che riguardano lo scritto e il parlato, e infine quelle diafasiche, che chiameremo anche di registro. Non avremo il tempo di vederle perché è troppo materiale, però faremo un accenno anche a questo. Vediamo allora che cosa intendo per interferenze interne. Dunque, questi sono esempi che provengono diciamo qui da questa zona, dalla Toscana. Grafie come ansia, ansioso, insomma, insieme, queste sono tutte documentate, ringrazio chi me le ha fornite. Penso, pensare. È impazzito il correttore ortografico di fronte a queste forme, le correggevo. Sollievo, questa L livornese che poi viene rappresentata. Pallavolo. Ecco, questi sono normali raddoppiamenti. In classe non mi sono trovata un po' male, forse perché è colpa mia, oppure a parte. Ora qui noi abbiamo fenomeni diversi, perché c'è una rappresentazione del raddoppiamento che si produce oralmente a volte in Toscana e nell'Italia centrale in generale. Negli altri casi si riproduce la pronuncia locale. A questo tipo di fenomeni sono esposti ovviamente sia i nativi che coloro che invece stanno imparando la lingua. Allora, su questo si deve intervenire, si può intervenire in modo unitario. Vediamo la morfologia, alcuni esempi della morfologia. Intanto, vedete gli pronome universale, questo è un fatto che probabilmente vi sarà, insomma, avrete notato, gli ovunque, per a lei, a loro, ma si aggiunge a questo, quindi questo è un dato morfologico, un dato tipo fonetico, perché c'è la semplificazione in li, no?
un LID, questo è proprio tipico. Guardate questa, ho mischiato gli esempi nelle una e nelle due perché non si riconoscono, diciamo, da un certo punto di vista, cioè vorrei che l'unificazione arrivasse al massimo grado. La lepre decide di fermarsi perché si accorge di essere molto più avanti alla tartaruga e pensa che non ci sia gusto a vince tanto in fretta. Questo avvince, quindi la forma tronca dell'orale che viene riprodotta nella scrittura. E due esempi dal friulano che sono interessanti di interferenza morfologica interna. C'era un cane che sembrava ad una salsiccia, perché semea a, in friulano, vuol dire sembrare, parere, assomigliare, quindi c'è un'influenza del dialetto. Così come c'è sempre in friulano del per universale. Il per viene usato sempre per interferenza con, non dialetto, scusate, il friulano non è un dialetto ma è una lingua, scusate, è usato in luogo di attraverso, in, per cui si hanno frasi come ho visto per televisione oppure sono passato per la finestra, e questo per copre tutta una serie di funzioni. Queste sono interferenze che dipendono dai luoghi. Il primo vi ho dato degli esempi di fonetica, adesso di morfologia. Diversi sono un po' questi casi, perché anche qui abbiamo degli errori di morfologia, no? Propriamente, però non si possono tanto ricondurre a un fatto locale, diciamo, di interferenza interna come varietà diatopica. Vediamoli. Quest'anno la confusione di questa classe è come se mi abbia rapito, perché sentendo parlare persone che parlano mi viene anche a me da parlare. Questa frase ha tante, cioè si potrebbe stare un'ora a commentarla, no? Perché contiene molti elementi interessanti, ma mi interessa il congiuntivo. Frase successiva, sono tre ragazzi diversi. Ora non lo so come questo è in, e cita un luogo, ma qua mi annoio da morire. Riguardo a come passeremo il Natale, già mi viene a piangere quando nevica quasi mai e vorrei che magari quest'anno nevichi. Terza frase, spero che nel futuro cambi qualche cosa. Allora, qui la situazione è diversa, non è. Da che cosa dipende? Si tratta di fenomeni che riguardano le distinzioni che si cominciano a fare ad uno stadio avanzato sulla modalità del verbo. Quindi prima il congiuntivo presente si comincia a lavorare, quindi anche gli errori sono di un certo tipo, dove servirebbe il congiuntivo invece imperfetto, non è una fase successiva, è più difficile da gestire, quindi si possono collocare sullo stesso piano questi tre esempi, ma voi ne avrete sicuramente di più, e individuarli come una fase di elaborazione, di avvicinamento alla modalità, all'uso della modalità. Poi ci sono altri problemi, ma li ho classificati in un altro modo. Vorrei farvi vedere anche un altro modo in cui un soggetto può fare delle prove, cioè può fare delle prove di semplificazione, di cercare di uniformare quello che non gli è chiaro, che non sa gestire. Allora, questa è una regola che questo ragazzo si dà sempre, con tutti esempi presi da elaborati della scuola media. I primi tre giorni sono stati un incubo, perché dovevo restare senza connessione a internet e quindi niente Facebook o WhatsApp, ho sottolineato WhatsApp perché c'è la Z, ma lo scrivono anche gli adulti con la Z. Ma per fortuna si usciva ogni giorno nei negozi e in piscina. Il giovedì siamo a un barbecue, che è scritto così, e poi vorrei richiamare la vostra attenzione sul cuocendo. Cioè, vedete, tutti i casi in cui ci vorrebbe CU vengono semplificati e per analogia portati sulla Q. E questo tipo di errore ortografico è una prova, ci dice chiaramente che qui si tratta di una regola che viene applicata costantemente, senza eccezioni. Il problema è che la regola viene fissata sul caso meno frequente, no? E quindi risulta, sarebbe stato evidentemente meno evidente il contrario. Ecco, queste vanno considerate come delle prove di una ricerca di regolarità, di uniformità, che sono diverse dalle influenze invece di tipo diatopico. Questo è un lavoro che si sta facendo in questo caso sull'ortografia, sulla lingua, c'è una riflessione. Dunque,
Vediamo invece quindi elementi che riguardano la diatopia, errori che riguardano le fasi di apprendimento, li classificherei così, con elementi di regolarizzazione, errata ma di regolarizzazione, e invece questioni che riguardano il passaggio dallo scritto al parlato, che è la parte diciamo più importante probabilmente, perché è su questo che poi si concentrano tutti i problemi che abbiamo visto. Cioè, il primo è quello ortografico. Il primo problema è quello ortografico e è particolarmente preoccupante perché a volte si trovano delle confini di parole, delle divisioni di parole che sono per noi inspiegabili, cioè da dove vengono e com'è possibile che parole che hanno un'altissima frequenza poi si presentino in questa forma. Il primo mi ha dato l'imbocca al lupo su imboccare, evidentemente qui si comprende qual è la natura dell'errore. Lordo per lordo, non è lordo, non è, è lordo così. Sul lato, ecco lato, quante volte no? I ragazzi vedono la parola lato, la leggono, sicuramente a geometria l'hanno parlato. Com'è possibile che accada questo, no? Che si scriva sul lato. Alquanto, vabbè, qui siamo già in una situazione di raffinatezza, la lepre cerca di rimediare il proprio errore. Cercare, questo è il verbo cercare, che viene così segmentato. Quindi qui c'è, dal punto di vista della percezione dei confini di parole, ci sono dei grossi. Vi lascio poi questi esempi, non dovete perdere tempo a ricopiarli, insomma. C'è un problema perché nel passaggio, diciamo, dal parlato allo scritto, nel parlato non è un problema individuare i diversi segmenti, lo diventa nello scritto. Quando si devono analizzare i confini di parole, vengono fuori questi fenomeni. E vengono fuori anche perché gran parte dell'apprendimento avviene in forma orale, cioè l'esposizione è soprattutto orale. Questo dobbiamo. Noi correggiamo lo scritto, la nostra norma vale prevalentemente per lo scritto, ma chi impara una lingua, chi sta fissando le sue strutture, è esposto soprattutto all'orale. Quindi quando arriva a scrivere deve ricostruire quelle forme che ha sentito, e questo crea una difficoltà, un primo ostacolo. Nella ricostruzione, dall'orale allo scritto, gli elementi deboli come le preposizioni diventano difficili da ricordare. C'è un fatto mnemonico. Le preposizioni sono piccole, hanno una diciamo materia fonica ridotta, per cui quando si arriva poi a ricostruire, no? In forma scritta la reggenza di un verbo, una preposizione, anche lì si concentrano vari problemi. Le otto in corrispondono le sei in Italia. Riguardo a come passeremo il Natale, già mi viene a piangere. Mi piace l'idea di stare con la natura, qui chiaramente nel testo si capiva che era nella natura. Quest'anno ho imparato di non arrendermi nelle stupidaggini. Adoro gli animali tranne il piccione, che proprio ne ho tanta paura. Dunque, questa poi lo riprenderò all'ultimo esempio perché è diciamo interessante. Allora, le preposizioni sono deboli e probabilmente come elementi deboli di collegamento e soprattutto vengono sbagliati quando si parla delle reggenze dei verbi oppure delle locuzioni fisse perché ci si ricorda l'elemento lessicale ma quello grammaticale no. Allora su questo bisogna lavorare molto a livello sia di parlato, cioè scandendo ogni volta, ricordando, no, quali sono le reggenze, anche lavorando poi con esercizi specifici, evidentemente, perché il settore delle preposizioni è quello più difficile da affrontare per chi impara un'altra lingua. Questo lo sappiamo anche noi italiani quando impariamo un'altra lingua romanza senza andare troppo lontano. L'altro settore è quello dei pronomi. Qui il percorso dal parlato allo scritto è molto chiaro, tutte le forme di ridondanza e di ripetizione, che non sono semplicemente diciamo, forme di ripetizione, ma dipendono dalla memoria, dalla quantità di memoria che è coinvolta nel parlato.
nel parlato di solito si anticipa un elemento nella frase e poi lo si riprende attraverso il pronome. Questo meccanismo che serve a dare una connessione alla frase e a collegarla anche dal punto di vista semantico si riproduce poi nello scritto, ma è tipica dell'orale dove la costruzione è di tipo circolare, ripetitivo, quindi perfettamente normale. Il problema qual è? Che i problemi di memoria, di collegamento, vengono riprodotti nella scrittura. E ciò che si può tollerare nel parlato non è tollerabile nella scrittura, cioè, così come avveniva per quelle pronunce iniziali, se dico insomma Livorno nessuno mi sanzionerà per questo tipo di pronuncia, ma se lo scrivo diventa un errore, così come queste forme. Quindi gli elementi pronominali, le ridondanze, le riprese, a me mi è dispiaciuto molto, questo è normalissimo, sentendo persone che parlano mi viene anche a me da parlare. Il Natale si è deciso di festeggiarlo a casa, ci siamo sentite in dovere di dargli una bella lezione di vita a quelle persone, perché sentendo persone che parlano mi viene anche a me da parlare, che era l'esempio che vi avevo già dato. Vuol dire che ci tiene a noi. Ecco, qui c'è un incremento di elementi pronominali, ma è dovuto al fatto di tenerci, cioè tenere a qualcuno. Quindi è un verbo che è pronominale. E anche questo è come avercela, c'avere, averci, tutte queste forme che sono molto frequenti nel parlato e che aumentano la quantità di pronomi nella scrittura. Interpunzione, veniamo a questo aspetto. Perché? Perché diciamo di solito l'interpunzione nelle grammatiche che voi avete a scuola viene trattata all'interno della ortografia. Cioè, dopo aver parlato dell'accento, della sillaba, si parla dell'interpunzione, si mette lì questo capitolo come se fossero la stessa cosa. Un accento non è uguale all'interpunzione. Allora non capisco perché si continui a parlare dell'interpunzione come se fosse semplicemente un fatto grafico come l'accento e non si invece parli dell'interpunzione in collegamento con la sintassi. No, è ovvio questo. E sapete anche che di solito se un testo ha problemi interpuntivi, anche problemi sintattici di costruzione della frase, cioè non basta spostare una virgola per sistemare il testo. Allora ci vorrebbero, dico questo perché poi nelle grammatiche più diffuse l'interpunzione è trattata, adesso vi faccio vedere come, questo l'ho preso da Zordan, datti un'altra regola che forse molti di voi avranno, la punteggiatura, questo è il riquadro della regola, anche dalla grammatica. La punteggiatura, cioè l'insieme dei segni di punteggiatura o di interpunzione, è molto importante perché serve a riprodurre graficamente nella lingua scritta le pause, le interruzioni, gli stati d'animo e tutti quegli elementi espressivi che nella lingua parlata dati dall'intonazione. Cioè è ovvio che se questa è l'impostazione, cioè questo è l'elemento più importante, dopodiché si dice ma serve anche a. Allora, è ovvio che poi il risultato è questo, cioè un flusso continuo di parole interrotto solo là dove il ragazzo avverte che c'è una pausa. Attenzione, non una pausa nemmeno nell'orale, perché quando si fanno queste note sull'interpunzione, l'interpunzione segue le pause dell'orale, è come se si immaginasse un testo scritto che deve essere recitato oralmente, vero? Ma nessuno legge così. La lettura è endofasica, nessuno legge a voce alta, a volte sì, ma è il caso più raro. E allora queste pause non corrispondono assolutamente a niente, cioè corrispondono al tipo di lettura che la mia abilità di memoria, che sono abituata a leggere in forma silenziosa, dico endofasica ma è silenziosa, danno al testo. Quindi abbiamo la sovrapposizione di tre tipi di partitura diversi di uno stesso testo. Però se l'istruzione è errata, poi come si fa a correggere un testo come questo? Come ti dicevo, una delle mie più grandi passioni è la danza, in particolare il pop classica e moderna. Ballo da quando avevo 5 anni e non vedo l'ora di andare sulle punte. Per me danzare è importante perché danzando riesco ad esprimere i miei sentimenti. Il pianoforte è la mia seconda passione. Lo suono nell'indirizzo musicale della mia scuola, che oltre al mio strumento ci sono.
il corno, il violoncello e le percussioni con cui a Natale e a fine anno facciamo un concerto. Ho messo la barra obliqua perché qui si va a capo nella colonna del compito e quindi non c'è la maiuscola ma c'è l'elemento, il nuovo, l'andare a capo, probabilmente anche influenzato il mancato uso della maiuscola possibile. Allora, come vedete qui c'è pochissima interpunzione e dove si trova è errata. Allora qui bisogna impostare tutta la spiegazione in un modo diverso, perché poi i manuali come quelli, le grammatiche come quelle della Jordan offrono degli esercizi che rispondono al tipo di definizione data, cioè dove trovi la pausa inserisci la virgola. Questo è il punto. Altri esempi sempre di mancanza, di solito l'interpunzione non c'è, cioè non si usa, ma quando c'è è sbagliata ovviamente, perché risponde ad una pausa singola, cioè l'idea di una virgola che apre e chiude, questa non esiste, perché c'è sempre una virgola isolata. Alberto, ti devo dire che nonostante io vado bene in abbastanza materie, non so le cose più semplici. Ad esempio, arte, già che a me non piace, poi con questo programma è peggio. Cioè questo, grazie poi a questo motore di ricerca si possono creare le ricerche in minor tempo. Molte volte capita che delle persone aventi delle certezze, dopo una critica da parte di qualcuno che non condivide le tue idee, te le soffino via. Qui il problema non è solo l'interpunzione evidentemente, cioè non è inserendo la virgola o il punto che si risolve il fatto. Quindi vi ho riportato, diciamo, questo aspetto, e qui i manuali hanno una grande responsabilità, cioè la spiegazione che si dà, perché poi rimane nel tempo. Trovo all'università chi mi dice, i miei studenti ormai di 18-19 anni, che a che cosa serve l'interpunzione? A segnare le pause del parlato, e lì bisogna ricostruire. Quindi questa nozione rimane, cioè ci sono definizioni che rimangono eternamente, che poi vanno smontate, come molte altre, da definizioni di soggetto, di verbo, insomma, sono molte. Allora, un altro aspetto scritto parlato riguarda quello che vi dicevo. È chiaro fin qui? Altrimenti riguarda appunto la questione del tempo, l'elaborazione del testo nel parlato e nello scritto. Nel parlato, qui cito un lavoro un lavoro di Miriam Boghera che è anche online, nel parlato per ottimizzare il tempo a disposizione si fa il massimo appello a informazioni contestuali e la produzione e l'elaborazione di informazioni in tempo reale senza il supporto di una memoria esterna incoraggia l'uso, qui ci vorrebbe qualche virgola, di strutture linguistiche ad alto rendimento funzionale con ampio spettro di significati e funzioni. Arriviamo subito a vedere di che cosa si tratta. Abbiamo una sintassi additiva che poi troviamo specialmente nei primi anni della scuola media, nei primi due. La sequenza delle frasi tende a riprodurre la sequenza degli eventi. Telefono, poi mangio, e poi. Questa forma, no, di progressione invece di mangio dopo aver telefonato. Quindi la prima struttura è quella più normale perché è tipica del parlato. Quando diciamo strutture linguistiche ad alto rendimento funzionale, quali sono? Vediamo, vedete? Forse poco. Sono il famoso che copre mille funzioni, che adesso viene affiancato anche dal dove, che copre molte funzioni diverse. Allora, hanno un alto rendimento queste forme, perché non solo sono congiunzioni, possono essere usate al posto dei relativi, possono avere delle sfumature avversative, sono dei mattoncini che nel parlato sono molto utili nella costruzione della frase, dove la memoria della frase è breve. Il che è la congiunzione che mi consente di cambiare anche cambiare senza difficoltà nel parlato la progettazione della frase, mi apre più possibilità. Nello scritto non è così, perché la possibilità non sono così varie, non posso ritornare e correggere come avviene invece nel parlato. E che cosa avviene? A livello della sintassi, queste strutture che sono molto ad alto rendimento funzionale, come dice Miriam Boghera, si trovano spesso. Faccio dei buoni testi, a parte l'ultimo tema, che ho sbagliato la forma.
queste persone che la criticavano avevano iniziato a parlare male anche di noi, che cioè quelle che difendevano l'allenatrice. Adoro gli animali tranne il piccione che proprio n'ho tanta paura. E veniamo al dove che si sta espandendo, quanto mi dicono, non so se lo trovate ovunque. Ecco. Questa novella risale al verismo, dove la realtà sociale e la realtà umana sono rappresentate con rigore scientifico. Io non vedo l'ora che arrivi il Natale, dove la mattina ti alzi con quel sorriso e non hai niente da fare. I ragazzini non dovrebbero giocare a giochi dove c'è il violamento delle regole. Qui poi si sommano, cioè dovremmo distinguere, no? Poi tra serie di errori. Questo violamento è chiaramente analogico, no? C'è una suffissazione errata, ma quest'anno c'è pure la difficoltà della qualificazione, questo è più complesso, della cosa che ho più paura alla gara di velocità. Qui quest'anno c'è pure la difficoltà della... invece di dire la cosa di cui ho più paura, vedete qui il che viene comunque inserito in questa struttura, anche se l'errore ci dice che siamo in una fase di complessificazione, non è un semplice che, qui c'è qualcos'altro. Il prossimo anno, se tutto va bene, andrò al di cui credo di essere alla sua altezza. Sarò nel settore dell'edilizia, questo non solo c'è la ripresa pronominale, di cui, cioè c'è la promessa dell'aggettivo possessivo di essere alla sua altezza, no? Come vedete c'è sempre un collegamento semantico all'interno anche delle frasi. E qui questo di cui, anche in questo caso, si tratta di un errore da valutare, cioè c'è, non è un semplice che, c'è qualcosa che... un'indicazione di un'evoluzione, di una riflessione sul di cui, no? Potremmo classificare tutto come ipercorrettismo, ma non è propriamente così, qualcosa di più complesso. Quindi questi sono elementi tipici del parlato che poi vengono riportati nella scrittura, il percorso è normale. E questo perché non c'è soltanto l'esposizione ad un parlato inteso come varietà regionale, ma ci sono caratteristiche che sono proprie del parlato, del parlato di qualunque tipo, cioè che riguardano la costruzione del discorso orale spontaneo, che poi si ritrovano nella scrittura, quindi è un livello diverso questo rispetto al precedente, perché potremmo chiamarli, diciamo, dei procedimenti universali che poi in ogni lingua assumono caratteristiche specifiche, nell'italiano questo che, no, questo mattoncino che conduce in varie direzioni. Qui si unificano, tanto per, diciamo, trovare un punto di raccordo in questa parte, in questo esempio tutti questi elementi, si trova il dove ma anche altre cose. C'erano anche dei nostri amici che conoscevamo e così era la terza volta che andavo al mare in quest'estate dell'anno. Quando eravamo arrivati ci siamo messi quasi vicino ai marocchini dove vendevano dei troiai alle bancarelle. Questo è bello, è bellissimo. La sabbia era così bianca e morbida che quando toccavo mi sentivo leggerissima. L'acqua invece era così chiara che si riusciva a vedere il fondale. Allora qui, a parte il dove, no? Dove vendevano, questo che è un'espansione. Allora qui troviamo un po' tutti gli elementi. Perché qui abbiamo un'esposizione all'orale locale, l'accezione, il marocchino inteso come venditore ambulante qui è sulle spiagge toscane è normale, i marocchini non ci sono più, no? Viene dai primi che venditori sulle spiagge, però sono rimasti i marocchini, cioè questa è la... Troiai, sicuramente anche per il contesto, la sabbia era così bianca e morbida, non c'è l'intenzione, questo, diciamo, è un errore di registro pragmatico, chiamiamolo, no? Proprio non c'è la percezione in questo caso del fatto che troiaio, che sicuramente si sente ogni giorno, vendono i troiai, no? E, si sentono ogni giorno, in realtà non può essere collocato in un testo scritto. Quindi qui bisogna lavorare su più livelli, ma l'influenza è sempre dall'orale, sempre dal contesto di interazione, dall'ambiente in cui i ragazzi si trovano. Chiaramente viene, se tutti lo dicono, in questo caso di un apprendente italiano delle due, se tutti lo dicono sarà corretto. Cioè dov'è
la norma. E questo avviene anche perché la scuola non affronta spesso le questioni della vita quotidiana, no? Quindi a scuola si seleziona non soltanto una parte della lingua, ma anche di argomenti, quindi difficilmente si parla della vita quotidiana, dei troiai. Come definire i troiai? Ecco, il lavoro su questo, quindi anche un lavoro sul lessico quotidiano da tradurre, no? Da tradurre in registri diversi. Questo è un lavoro molto, molto importante, altrimenti questa è la regola, e la regola viene dall'apprendimento in immersione, dall'apprendimento del parlato quotidiano, e quindi bisogna lavorare anche su questo, spiegare anche chi sono i marocchini e chi non sono, perché allora questi potrebbero essere detti, insomma, errori di carattere diafasico. Riassumo quindi tutti questi elementi e ragionamento che ho fatto sugli errori con una frase di Monica Berretta, che nel 77 aveva scritto un volume molto importante sull'educazione linguistica, importante perché affrontava il tema dell'educazione linguistica dal punto di vista delle teorie linguistiche prevalenti. Voi, forse molti di voi si ricordano che negli anni 70-80 c'è stata un'invasione di grammatiche di impronta generativa o di, insomma, che seguivano le mode, no? Le mode seguivano correnti diverse da quelle tradizionali e avevano un'impostazione. Ecco, in questo libro di Monica Berretta era molto utile per capire che cosa si doveva, poteva prendere a fini didattici delle varie teorie linguistiche. Che cosa dice Berretta? Non sempre è sufficiente la violazione di una regola a dare origine a un errore, né è sufficiente il rispetto delle regole perché non vi siano errori. Cioè, non possiamo avere una frase perfettamente corretta dal punto di vista dell'accordo, dal punto di vista morfologico e sintattico, però poi troviamo troiaio. Quindi siamo su un altro piano. Vi sono altre regole, in genere mai scritte, più importanti di quelle della grammatica, che occorre insegnare a percepire e a rispettare. Le regole, appunto, che governano l'accettabilità delle forme, delle parole, delle frasi nelle diverse situazioni. Ed è vero che l'accettabilità delle forme cambia molto quando si passa dallo scritto al parlato. Cioè, forme che sono accettabili nel parlato, anche, insomma, di livello colloquiale, medio-basso, sono inaccettabili nella scrittura. Quindi l'errore può anche non essere l'errore dell'istruzione della norma e può essere anche più difficile da correggere in questo senso. Quindi che cosa fare? La riflessione metalinguistica è spesso mediata dalla lingua scritta. Cioè, noi riflettiamo sulla lingua a partire dalla lingua scritta, e questo porta con sé una serie di problemi, a partire già dall'ortografia. Ci sono, ho guardato un po' in questi giorni, grazie agli insegnanti che mi hanno aiutato, i manuali, cioè le grammatiche che vengono usate nelle scuole, che danno delle istruzioni anche sulla fonetica a partire da come si scrivono le parole, cioè confondono il grafema con il fonema, il suono col modo in cui si scrive. Allora, perché? Perché il punto di partenza è la scrittura, ma poi diventa difficile perfino spiegare la sillabazione in un modo coerente, in modo che sia coerente e linguisticamente corretto. Semmai qualcuno fa fonetica a scuola, non credo, perché no? C'è la parte di fonetica, che cos'è un grafema, che cos'è un morfema, un fonema, questo non si fa. Però il punto di partenza di solito è la lingua scritta della riflessione metalinguistica, ma per gli apprendenti non è la stessa cosa, perché sono immersi nell'oralità in varie forme. Quella è la prima forma di apprendimento. E anche l'errore si misura sulla scrittura a scuola, perché si sanziona quello scritto. Quindi bisognerebbe invece lavorare di più sull'orale e correggere a partire dall'orale, facendo percepire che ci sono degli errori che si fanno anche nel parlato. Nel parlato di solito valutiamo i contenuti,
più che la forma o il modo in cui vengono espressi, no? Quindi l'errore scatta solo nella scrittura, ma se non si procede sui due versanti diventa difficile poi intervenire sullo scritto, proprio perché le caratteristiche dello scritto sono quelle che abbiamo visto. Quindi senza un intervento sull'orale difficilmente si riducono gli errori, tanto dei nativi quanto degli apprendenti, errori quindi di interferenza interna, quelli che abbiamo detto, varietà locali, differenze scritto-parlato, varietà diafasiche. Questa cosa non è una novità, assolutamente, perché è dal 1975, da quando sono state elaborate le 10 tesi Gischel, che proprio il passaggio da e il tipo di lavoro da fare sia sull'orale che sullo scritto vengono costantemente ribaditi, quindi non sono delle novità. Il problema è come farlo, avere il tempo di farlo, perché e creare delle situazioni in cui poter lavorare sull'orale. Non vi leggo le 10 tesi perché le conoscerete sicuramente. Allora, che cosa fare? Dunque, intanto, in base a quello che abbiamo visto, cercare di vedere l'errore in ottica acquisizionale, cioè non soltanto come un fatto da valutare. E poi diciamo il calibrare l'intervento didattico sulla valutazione, fare invece dei esercitare, cioè andare a vedere l'errore in modo distinto dal voto, vedere che cosa ci può dire questo errore, perché l'errore parla, può essere anche un errore, un lapsus, quindi non significativo, però può essere anche significativo e quindi ci può dare uno stadio di apprendimento, un livello di elaborazione. Usare i testi. Quando si lavora sulla sintassi, quando si lavora sul lessico, non limitarsi agli esercizi che vengono forniti dalle grammatiche, che servono a fissare la categorizzazione grammaticale. Però poi se abbiamo bisogno di sviluppare la sintassi, se abbiamo bisogno di vedere insieme per esempio l'interpunzione, la sintassi, di dare l'idea di che cos'è un registro, l'adeguatezza del testo scritto, la frase dell'esercizio non serve, non può servire. Quindi cercare di lavorare il più possibile sui testi e farlo cambiando le modalità, valorizzando le modalità. Che cosa vuol dire la modalità? Passare dallo scritto al parlato o anche a ciò che si può fare attraverso il computer, che oggi entra prepotentemente nelle classi. Lavorare sulla modalità significa che ogni testo, anche a partire da un testo scritto, può diventare orale e può diventare, ritornare ad essere scritto in un'altra forma, diventare uno schema, diventare un diagramma a blocchi, cioè l'insegnante prepara la propria lezione, ad esempio, su un testo scritto, lo espone oralmente. Gli alunni prendono forse degli appunti, ecco, anche lavorare su questa fase, seguire il modo in cui gli alunni prendono gli appunti, perché è importante, poi arrivano all'università e non sanno prendere gli appunti, cioè lavorare sul modo in cui trascrivono quello che sentono, correggere gli appunti, lavorare su quello. Magari dopo aver fatto questo, prendere gli appunti e cercare di ricostruire il testo iniziale dando una scaletta, no? Cioè fornendo una scaletta costruita da loro stessi sulla base degli appunti che hanno preso. E poi chiedere di, sulla scaletta, riscrivere un testo che avrà una certa struttura. È importante quindi cambiare la modalità, perché continuamente in una classe si cambia la modalità, lo schema alla lavagna, la spiegazione con il diagramma, cioè voi fate quotidianamente uso di diverse modalità. Se lo fate individuando ogni volta che fate un passaggio da una modalità all'altra, chiarendo che ci sono delle cose che cambiano e altre che non cambiano, tipo la struttura, la successione delle informazioni su cui poi potete lavorare, ma ce ne sono altre che invece cambiano e che riguardano il registro, riguardano tutto quello che abbiamo visto fin qui. Quindi sottolineare ciò che cambia e ciò che rimane invariato nel passaggio da una modalità all'altra e lavorare molto sulla manipolazione, fissare questi punti. E trovate dei suggerimenti sia in questo articolo di Lavinio che è online, sia in Voghera che si trova, questo non è online, ma se siete iscritti a Darwin Books, che è del Mulino, non so se qualcuno di voi vi potete iscrivere a questa
c'è una biblioteca digitale e molti testi sono disponibili o articoli sono disponibili online. E poi appunto il lavoro sulle funzioni della scrittura. Chiudo, quanto tempo ho ancora? Cinque minuti. Chiudo con un altro, quindi fin qui, l'ultimo elemento, il lavoro sulle funzioni della scrittura. Perché questa è una novità in qualche modo, cioè oggi la scrittura copre funzioni che non le erano assolutamente proprie. Quindi scritto e parlato si distinguono anche perché storicamente e culturalmente coprono funzioni diverse. Oggi la situazione si è complicata perché esiste una scrittura effimera, una scrittura volatile, che incoraggia la registrazione di tutti quei fenomeni del parlato che abbiamo visto, e quindi bisogna lavorare anche sulle tipologie di testo, e anche qui si dovrebbe lavorare sulla durata dei testi. Quanto dura un testo scritto in rapporto al destinatario, alle funzioni, cioè mettere in evidenza proprio l'elemento funzionale del testo, perché è molto facile poi che certi usi scrittori esercitati sul cellulare si trasferiscano nella scrittura che noi invece vogliamo di tipo tradizionale, eccetera. Poi la riflessione sulla interventi 2 è fondamentale, la regola esplicita aiuta, come abbiamo visto, a memorizzare, a richiamare il focus sulle strutture, ma se incoerente incrementa la confusione. Quindi, cito qui Colombo, ma vorrei farvi vedere invece una cosa molto bella che mi ha fornito la collega, rubo 5 minuti a Jacopo, molto bella che mi ha fornito... Oh, forse si vede, forse no. La collega di Bologna che studia diciamo l'italiano, l'acquisizione dell'italiano come L2. In questo caso mi ha fornito un frammento di uno scambio tra bambini di una classe elementare che mi sembra molto indicativo. Ci sono due bambine cinesi, una che è appena arrivata e quindi non conosce l'italiano e l'altra invece che conosce sia l'italiano che il cinese, che fa da mediatrice. Quindi le due bambine interagiscono tra di loro, mentre la maestra sta dando una spiegazione. E questo esempio mi serve sia per sottolineare alcuni aspetti della tassonomia che usiamo nella grammatica, cioè quando parlo di coerenza, sia anche perché è una finestra su quello che avviene che l'insegnante non può controllare. Cioè l'insegnante non sa il cinese, quindi ovviamente quello che avviene non lo sa. E è importante perché qui c'è una tirocinante dell'Università di Bologna che sta seguendo il dialogo tra le bambine e la loro traduzione di quello che ha detto la maestra. Precisazione metodologica: quando si mostrano questi frammenti, non si giudica mai l'insegnante, ed è importante questo, perché questo è solo un frammento di una storia di una classe. Quindi l'insegnante dà una spiegazione che è corretta dentro la storia di quella classe, no? E, per cui non serve a questo, non serve a giudicare ciò che dice la maestra a questo frammento. È importante invece capire che cosa avviene là dove non siamo in grado di gestire la situazione. Allora c'è la maestra, l'insegnante, l'alunna bilingue, quindi cinese e italiano, l'alunna cinese destinataria della mediazione linguistica, poi Clo, alunna italiana. Ve lo leggo. Che cosa c'è qui? Abbiamo la maestra, poi la trascrizione in cinese di quello che dicono le bambine, la traslitterazione e la traduzione. Io vi leggerò solo la traduzione perché il resto. Dunque, maestra, ti detto io, va bene, dai, detta. Allora, il bauletto della nonna sul comò è molto grazioso. Bauletto della nonna, grazioso, questa è la maestra. Ripete le parole mentre scrive la frase alla lavagna. Allora, abbiamo la bambina C, quella che non conosce l'italiano, che si rivolge all'altra e dice: vezzeggiativo. Vezzeggiativo? Cioè, perché qui è diminutivo mentre il tuo è vezzeggiativo? E guarda il quaderno dell'altra. C'è un divario vezzeggiativo, diminutivo, che viene colto. Allora la bambina mediatrice dice: non lo so, lo vado a chiedere.
Si alza dalla sedia e si avvicina all'insegnante con il compito in mano. Maestra, perché sulla mia verifica hai messo bauletto vezzeggiativo invece dalla C è diminutivo, cioè dall'altra bambina c'è scritto diminutivo, e l'insegnante? Allora, perché l'ha corretta la maestra T e la maestra T l'ha considerato vezzeggiativo? Io l'ho considerato diminutivo perché bauletto è un nome alterato. Allora, in genere si dice vezzeggiativo perché finisce con etto, però non si usa in italiano baulino, è che nei suffissi del diminutivo c'è anche etto, quindi io l'ho considerato diminutivo, la T l'ha considerato vezzeggiativo, ma è lo stesso un nome alterato. Infatti, a chi ha messo nome alterato ho dato il punto intero. Questa è la spiegazione della maestra, non c'è da, cioè voglio dire, sta cercando di rimediare a questa situazione. Allora, la bambina torna a posto, quella, la mediatrice, dice: lei ha detto che qui vezzeggiativo e diminutivo sono la stessa cosa. È bellissimo, ha capito benissimo. E l'altra dice: uguali. Dice, però la tua verifica è stata corretta dalla R, invece la mia dalla maestra T, dice l'altra bambina. E perché? Non lo so, forse lei non aveva tempo. Allora, a me sembra un esempio, ce ne sono altri, bellissimo, perché al di là, diciamo, della maestra, qui chiaramente si può entrare nel merito della spiegazione, no? Cioè c'è un elemento evidentemente pragmatico non considerato, nel vezzeggiativo si può spiegare, quindi chiarezza quando si danno, si usano le definizioni, no? Cercare di essere più chiari, e poi questa meravigliosa interazione in cui le bambine capiscono tutto, cioè capiscono tutto e sono capaci di sintetizzare e di anche trovare loro la via d'uscita da questa confusione, no? La via più logica. Quindi questo, secondo me, ci sono altri frammenti, questo online, quindi se volete ve lo posso lasciare, perché ci sono altri esempi sul lavoro, altre spiegazioni che vengono date in classe. Ecco, di solito su queste situazioni noi non sappiamo niente, non siamo in grado di controllarle. Allora, questi sono i primi lavori e studi che si fanno in classe e sono importanti, ecco, perché ci dicono che tutto ciò che niente passa inosservato. Cioè, tutto ciò che diciamo viene registrato e si cerca, diciamo, una motivazione alle incoerenze. Se l'incoerenza è metalinguistica, cioè sono delle definizioni che poi non sono applicabili sempre, sono incoerenti e i ragazzi lo capiscono, è tipo il verbo rappresenta l'azione e il movimento, però il verbo potere che cos'è? Non è un verbo. Cioè, attenzione, no? Perché poi là devono essere razionali, logiche, conseguenti le definizioni, e tutto viene tenuto, diciamo, sotto controllo, quindi siamo sotto osservazione. Quindi con questo chiudo, vi lascio però tutta la bibliografia, tutti i materiali, in modo che possiate rivederli e derivare, diciamo, tutte queste parti. Vi ringrazio, sono stata un po' lunga, ma spero sia stata utile. Direi grazie a Elena Pistolesi, direi che possiamo fare un quarto d'ora di pausa e poi cominciamo con il laboratorio. E rimandiamo a dopo la discussione, a meno che qualcuno non abbia qualche domanda da sottoporre subito alla relatrice. No. No, allora pausa? Allora, aspettiamo un minuto. Io in realtà ho tantissime domande, però ne faccio una sola. Se riesco a rispondere, sì, sono in grado. Allora, facendo riferimento agli esempi di mancata discrezionalità dell'articolo o l'uso sbagliato dell'apostrofo in centra, pensavo se questo potesse dipendere dalla poca lettura che... Ecco, e quindi un'immersione nell'oralità, e se come suggerimento possa essere considerata un'adozione non tanto di un libro di antologia in cui ci sono tanti brani, anche
scollegati, ma alla lettura di più testi di narrativa, e questa è una cosa. L'altra invece, sempre collegata allo stesso discorso, se quello che viene ormai messo da parte, come il dettato e la copiatura, invece non siano da reintegrare completamente anche nelle scuole medie, visto che non sono più abituati a scrivere sotto dettatura e a riguardare i propri errori o fare un confronto con il testo di partenza, se non sia il caso di reintrodurre metodologie obsolete che tutta la pedagogia di oggi ci obbliga a mettere da parte, ma che forse ha fatto più danni che vantaggi, insomma. E, sempre associato a questo discorso della scrittura, della riscrizione dell'articolo, eccetera, pensavo all'uso del correttore ortografico nelle tecnologie, soprattutto di WhatsApp, di questo strumento qui, che porta alla accettabilità di forme come su, staccato, l'albero, perché il computer, il software riconosce come parole corrette sia su sia l'albero, però non pensa a un uso sintattico e quindi non unisce sull'albero. Però questo analitico è tipico dell'apprendente di italiano e le due, è curioso perché lei fa un esempio da WhatsApp, però si trova molto nelle scritture degli apprendenti italiano e le due, quindi coincidono anche sì, ma io lo vedo negli alunni L1. Quindi non è solo WhatsApp. Oggi ho corretto lavoro, è l'apostrofo lavoro e non. Qui è un dramma perché sono forme su cui uno non si aspetta di. Ormai non guardano più, non osservano più e quindi prendono come riferimento l'unico strumento che utilizzano, che è una scrittura alienante, secondo me, perché è dissociata completamente dalla persona, perché non è fatta dall'individuo stesso, ma attraverso un altro strumento. E rileggendo il proprio testo lo danno ormai per corretto, su l'albero. Dunque, allora, intanto tutti questi problemi derivano dal fatto, cioè gran parte di questi problemi deriva dal fatto che, come ho detto, l'apprendimento non avviene più attraverso la scrittura. La scrittura non è più lo strumento principale di mediazione delle conoscenze e di trasmissione delle conoscenze. E quindi questo, diciamo, la memoria non riguarda soltanto, è una memoria visiva collegata alla scrittura, c'è una crisi del grafismo in generale e anche della scrittura, perché si scrive sempre meno. Guardate che su WhatsApp è sempre più difficile che si invino messaggi scritti, perché si registrano e si invia la registrazione, quindi non si fa nemmeno più la fatica di star lì a scrivere, cioè è completamente realizzata questa forma di comunicazione. E quindi qui c'è il problema, ed non è solo un problema italiano, questo è un problema che ormai tutte le lingue hanno, tant'è che diciamo, sono stata in Danimarca poco tempo fa, ho sentito parlare di una riforma del sistema ortografico, perché è un sistema molto più distante, dove tra grafia e fonetica c'è una distanza maggiore rispetto a quella che c'è nell'italiano, e non è più gestibile, diciamo, questo tipo di divario, per cui si insegna la scrittura prima in una forma semplificata, e poi si introduce l'ortografia. Questo è, cioè sono due momenti distinti. Quindi da un lato c'è la crisi, e non è una crisi soltanto della visione come lettura, ma anche della produzione manuale. La produzione manuale, perché non so, un altro tema scottante è quello della scomparsa del corsivo, no? C'è il problema del corsivo, molto di cui parlano i giornali, sembra. Non è tanto un problema di scomparsa del corsivo, che si può anche storicizzare, è quali sono le occasioni di scrittura, quante. Se queste occasioni ormai sono confinate nella scuola, riguardano solo una parte minima della vita dei ragazzi, cioè alcune ore in cui ci si esercita a scrivere in italiano e poi il resto. Quindi rafforzare anche la parte di scrittura il più possibile. Dopodiché sulla
sul dettato. Può essere utile, ma attenzione a non ricadere nella, in certi, poi attraverso il dettato, questa è la mia opinione, non ricadere in certi errori che poi si trascinano, che partono proprio dalle differenze tra grafema e fonema. Cioè, quando si dava la spiegazione per cui senti che quadro ha la Q e invece ha lo stesso suono di cuore, allora facciamo attenzione a questo, oppure nel dettato si enfatizzano le pause, ecco, cioè tutto quello che poi il dettato veicola, che può essere sbagliato, cerchiamo di limitarlo, perché sennò poi torniamo agli errori che non saranno più nuovi, ma sono comunque sempre quelli tradizionali, interpunzione, ortografia in certi punti della non corrispondenza tra grafema e fonema, tra suono. E danni tecnologici, quindi il dettato mi ha fatto, insomma... A un ragazzo ho proposto il copiato. Copiare e autocorreggersi. Il copiato. E i danni delle tecnologie. Le tecnologie possono essere... Le userei come un aiuto invece, perché tanto ormai non sono più nuove, fanno parte della quotidianità. Bisogna capire come, diciamo, funzionano, e anche lo studio dei sistemi del correttore ortografico è interessante, perché ci sono studi su come sono fatti i correttori ortografici, e quindi che danno un certo tipo di norma che è anche sbagliata. Cioè, c'è un grande lavoro da fare a scuola, ma è già fatto in parte perché esistono i lavori, gli studi che spiegano. Non c'è molto in Italia, da quello che ho visto, ma non domino tutto, invece sull'insegnamento, insegnare a scrivere attraverso le nuove tecnologie, cioè qualcosa di completamente nuovo e diverso rispetto alla scrittura manuale tradizionale. Cioè scrivere e leggere attraverso e con le nuove tecnologie comporta veramente una rivoluzione, un impianto completamente diverso. Il problema è che ci troviamo in una fase di transizione che chissà quanto durerà, perché posso anche non pormi il problema dell'ortografia se so che da qui a 3 anni scompare la scrittura manuale. È difficilmente prevedibile, però bisogna cominciare appunto a usare le nuove tecnologie e sapere come funzionano, come lei faceva riferimento a WhatsApp, al correttore, sapere come funziona, lei lo può anche usare come lezione a scuola, questo problema, e dire guardate che WhatsApp lo può usare come punto di riferimento, e insistendo sulle differenze tra le scritture effimere e quelle che invece non lo sono, cioè lavorando su quello può lavorare anche su WhatsApp. Quindi diciamo sono tanti problemi diversi, che hanno origine diversa, ma poi uno li trova collegati. Quello che è importante secondo me è saperli analizzare e dividere. Ce ne sono alcuni che sono importanti, altri meno. Mi immagino che a volte, quando uno si trova di fronte a certi scritti, non sappia più che cosa correggere, no? Cioè dove intervenire, che cosa fare. Allora lì ci vuole una gerarchia di ci sono cose più importanti, altre meno. La nostra sensibilità verso l'ortografia secondo me è eccessiva, bisognerebbe lavorare più sulla parte di espressione, cioè su come ci si esprime in modo compiuto. Cioè il livello testuale secondo me è quello più importante, poi si risolve il resto, se si risolve, perché all'università si fanno gli stessi errori. Ora non si scrive lavoro, è la post lavoro, però diciamo il qual, cioè tutte quelle cose su cui esiste una letteratura infinita, si trovano in tutte le età. Cioè, quindi c'è qualcosa che non funziona nemmeno nell'insegnamento tradizionale, altrimenti non avremmo a tutti gli stadi dell'educazione, dall'elementare fino all'università, gli stessi errori. Com'è possibile? Cioè insistiamo sempre sugli stessi e poi non vengono mai risolti. Ecco, cambiare anche la prospettiva, perché la prospettiva tradizionale non mi pare che stia dando grandi risultati, ecco. Proprio perché l'errore si perpetua, anzi, si fossilizza, no? Non so se ho risposto in modo...
ora lascio invece la parola a Jacopo Fasano. Ascoltando Elena mi è venuto in mente, lei prima faceva il caso degli che diventa lì in area livornese, io insegno in provincia di Lucca, lì c'è il ni che è universale e mi è venuto in mente una situazione in cui al ritorno da una gita sul pullman c'era un mio alunno che faceva molta confusione, gli ho detto guarda se ti chiama tua madre passamela e dopo un po' l'ho visto col telefonino, mi si è avvicinato e c'aveva il problema di una comunicazione formale perché io stavo sentendo, si è dimenticato che lui alla mamma dava del tu e arrossendo ha iniziato a cercare di formulare il pronome giusto ed è diventata una cosa per cui mamma c'è il professore Gnielo e poi si bloccava e diventava Gnulo eccetera e da allora quell'alunno è diventato Gnielo Gnulo Gnalo nella mia ricordo. Questo è per dire che in realtà poi sono veramente situazioni che si ripetono all'infinito. Allora, io ho la parte laboratoriale, non sono un linguista, non lo sono perché faccio l'insegnante alla scuola media e poi perché di formazione non sono un linguista e quindi mi trovo anche nella situazione stimolante ma un po' scomoda di muovermi un po' fuori dal mio campo. Inizierò proponendovi alcune riflessioni che sono veramente basate sull'esperienza per poi cercare di definire cosa è per un insegnante insegnare nella classe plurilingue e poi cercherò di sviluppare il mio intervento facendo delle proposte di lavoro sull'argomento specifico del lessico che la professoressa Pistolesi ha volutamente lasciato un po' da parte per darmi maggiori margini di lavoro. La prima cosa appunto è questa. Immagino che sia esperienza di tutti. Il rapporto con l'italiano, sia scritto che orale, è questo. Tendenzialmente dico un vabbè. Per scritto non lo posso mettere, ma c'è anche una prossemica del vabbè, la spallina che si alza, nella formula praticamente in pratica c'è un movimento di apertura che è liquidiamo il problema, non ho voglia di stare a perdere tempo. Il via è quello che preferisco, perché dopo un prolungato momento di silenzio ci liberiamo di questa difficoltà della comunicazione formale. E la cosa complicata è che si fa molta fatica a fargli capire l'importanza di una comunicazione che sia completa, in cui ci siano tutti gli elementi necessari a renderla comprensibile. Secondo me nasce questo problema dalla scarsa abitudine che hanno alla comunicazione formale, leggono pochissimo, è molto difficile motivarli alla lettura quando capita, anche questa sarà esperienza di tutti, quando capita l'elemento che legge lo si sente subito da come parla, da come scrive. Sono abituati, scrivono, io non so se è vero, non sono convintissimo che scrivano meno di quanto scrivevo io alla loro età, ma certamente scrivono una scrittura che sostituisce la comunicazione orale, non si parlano più al telefono, scambiano messaggi su WhatsApp che sostituiscono in tutto e per tutto la conversazione telefonica che facevo io alla loro età. E questa è una scrittura estremamente veloce, piena di sigle, di formule cristallizzate, eccetera, eccetera. E l'ultima cosa è che sono abituati ad una comunicazione orale all'interno di un gruppo chiuso che ha tutte le caratteristiche della comunicazione orale del gruppo chiuso. C'è un gergo che non è necessario spiegare perché tanto lo capiscono tutti. C'è una dimensione, io qui l'ho chiamata, mi sono chiesto, poi sono detto io non sono un linguista, sono un professore di scuola media, quindi me lo posso permettere. Il referenziale probabilmente non è il termine giusto, però è al tempo stesso fortemente referenziale nel senso di riferita a un discorso che va avanti, che si sviluppa, che ha una sua storia, allo stesso tempo fortemente deittica, non c'è bisogno di esplicitare quegli elementi impliciti che all'interno del gruppo sono conoscenza di tutti, ma che appena si esce dal gruppo rendono incomprensibile qualunque comunicazione. Siccome sono abituati a questo tipo di formulazione della lingua, poi indurli allo sforzo, alla fatica di un italiano corretto, che sia intelligibile, che sia coeso, è un problema molto, molto, molto grosso. E qui
ragionando su questo intervento mi sono detto, è il bello del tema che è stato scelto quest'anno è che non è l'insegnamento dell'italiano allo straniero, ma è l'insegnamento dell'italiano in una classe in cui ci sono anche parlanti italiano L2. Io sono insegnante singolo di una classe in cui la componente di parlanti L2 è uno degli aspetti con i quali ho a che fare. Non è un caso che poi, se andiamo a vedere la normativa, insomma, questa circolare sui BES, no, permette di prendere in carico il parlante L2 come un bisogno educativo speciale al pari di altri bisogni educativi speciali. Immagino che sia esperienza di molti che quando si discute i bisogni educativi speciali si alza la mano e dice sì, ma anche le eccellenze sono un bisogno educativo speciale, cioè sono un insegnante che ha a che fare con una classe complessa e devo ragionare su come, entro quali limiti è possibile un intervento didattico che tenga conto dei vari bisogni con cui ho a che fare. Non posso pensare di fare un'attività specifica in quanto insegnante di italiano di una classe di 27 elementi sull'italiano L2, posso però pensare di fare un'attività specifica che accolga al tempo stesso bisogni che sono tipici propri del parlante L2 come bisogni che sono propri dell'eccellenza, cioè in qualche modo graduare la didattica e fare quella che si chiama una didattica inclusiva. Secondo me, da questo punto di vista, diventa importante ragionare su come funziona la lingua nel concreto, la pragmatica, e tutta la parte normativa si può affrontare in un secondo momento, perché io non ho mai conosciuto un ragazzo che mentre sta parlando si ferma a ragionare se nel periodo ipotetico posso usare l'indicativo insieme al condizionale oppure no. Lo fanno, magari sbagliano, ma li si può abituare a scegliere la versione giusta e dopo li si fa fare una riflessione. E in quest'ottica qui, la riflessione metalinguistica che fino adesso noi, almeno io, tendenzialmente delego completamente alla cosiddetta grammatica, al manuale di grammatica, in realtà può essere produttivamente centrata anche su altri aspetti. Per esempio la semantica, cioè ragionare sul significato delle parole. Se ne parlava adesso fuori, quando fanno errori di apostrofo, la cosa che colpisce è che non si chiedono se la parte che gli resta dopo l'apostrofo ha un senso. Io trovo spesso, non so perché, ma trovo spesso L' asciare, e asciare, gli chiedo ma cosa vuol dire asciare, boh, non è un problema questo, perché è come se l'aspetto formale non avesse niente a che fare con l'aspetto del significato. Allora, partendo dalla considerazione della poetica del vabbè, io trovo che un problema fondamentale sia riuscire a motivare i ragazzi, cioè riuscire a guidarli alla consapevolezza che comunicare in modo comprensibile è un valore e al tempo stesso abituarli a ragionare su quello che dicono attraverso strumenti di riflessione metalinguistica che di nuovo possono non essere unicamente quelli della grammatica, ma si possono trovare anche attraverso, sapete tutti che adesso si sta diffondendo per esempio questa idea della ragionare sulle valenze, no? Che è un modo diverso di approcciare dei problemi linguistici che può avere una sua validità nella classe. Un gancio utile, secondo me, viene proprio dal fatto che lavorano, che i ragazzi in realtà scrivono, comunicano probabilmente anche più di quanto comunicavo io, attraverso i social. Perché c'è nei social una regola che è ti differenzi quanto più hai gente che scrive like sulle cose che scrivi tu o che segue, se sei su Twitter per esempio, che ti segue. Esistono addirittura delle regole di comportamento per cui devi stare attento se vai su Twitter a non seguire più soggetti di quelli che ti seguono, perché questa cosa ti squalifica immediatamente. Questo è un gancio perché significa che in qualche modo loro hanno desiderio, bisogno di differenziarsi e si può cercare di lavorare sul fatto che la lingua, la proprietà linguistica, può essere uno strumento di differenziazione. Qui mi spingo forse un po' oltre, però quando pubblicano foto che poi li mettono nei guai sui social, secondo me rispondono a questo bisogno di differenziazione.
non ne valutano le conseguenze, ma cercano di ricavarsi una nicchia che li renda pienamente identificabili. Se si riesce a trasmettere loro l'idea che la capacità di scrivere, magari addirittura in modo creativo, può essere uno strumento utile da questo punto di vista, secondo me la possibilità di agganciare l'interesse dei ragazzi c'è. Nella società di oggi io credo che abbiamo sotto gli occhi continuamente quanto la creatività sia utile, sia riconosciuta, valorizzata. In inglese il termine è commodity. Io ho in famiglia chi lavora nella comunicazione che mi ha subito detto: certo, è una commodity fondamentale. Commodity, ho dovuto cercare cosa significava perché non ero sicuro, ma insomma, la creatività. Quindi, altro elemento, e qui svelo quali sono le carte su cui intendo giocare, l'informatica. Per fortuna non ho usato il termine nuove tecnologie, sono d'accordo con la Pistolesi che non sono più tanto nuove, però sono strumenti molto utili perché moltiplicano le occasioni. È un moltiplicatore, crea occasioni di riflettere sulla lingua e di produrre, sia per scritto che per orale, permette in qualche modo di aumentare la differenziazione, quindi la personalizzazione degli interventi didattici, pur essendo 1 a 26, 27, 28 il rapporto, e permette soprattutto di andare oltre i confini di spazio e di tempo dati dall'aula scolastica. Io non so se avete mai incontrato la Khan Academy, è online, sono una serie di video lezioni strutturate in modo diverso, è una cosa molto interessante, è un progetto di questi grossi che fanno negli Stati Uniti perché li hanno i finanziatori, ma l'idea di fondo da cui muovono è: non si capisce perché uno dovrebbe imparare quando sta in classe e non in qualunque momento. Cioè, la classe come luogo fisico dell'apprendimento è discutibile come modello didattico e pedagogico, è per lo stesso motivo per cui, non so, io quando parlo con i ragazzi di lettura, cerco di indurli alla lettura, cerco di motivarli a non leggere un libro solo alla volta, perché nella mia esperienza leggere la mattina non è la stessa cosa che leggere la sera, ciò che mi va la mattina può non andarmi la sera. Lo stesso è l'apprendimento, non è affatto detto che alle 9:30 del mattino in classe io possa imparare e alle 3:30 del pomeriggio invece no, devo fare qualcos'altro, è una distribuzione. Quindi l'informatica da questo punto di vista è molto molto utile. E qui vi ho messo un elenco di siti che sono secondo me abbastanza funzionali per vari aspetti. Ora l'ho messo in elenco, ma tanto vi faccio vedere più o meno di tutti i siti che cosa si può farne. Quello che mi interessava segnalarvi in particolare è questo Free Tech for Teachers, perché questo è un blog con un'enormità di followers, ce n'ha circa 1 milione, bellissimo, americano, ed è uno strumento per me essenziale per sapere cosa c'è a giro sulla rete. Mi permette di aggirare il problema che ho avuto quando ho iniziato a utilizzare in modo sistematico l'informatica in classe, di trovare lo strumento informatico e quindi di potermi concentrare su come utilizzare lo strumento informatico. Ce l'ho a disposizione, qualcosa trovo, cerco di capire in che modo farlo essere uno strumento e non lo scopo ultimo del mio agire da insegnante. Allora, per quanto riguarda il lavoro sul lessico, è un problema che, se discusso da un punto di vista teorico, è piuttosto complicato, perché prima di tutto cosa vuol dire possedere il lessico? Significa tante cose. Quando è che davvero io conosco una parola, la pronuncio bene, la so utilizzare, ne conosco il significato? Sono tanti gli aspetti. E poi l'altro problema è come si fa a delimitare il lessico da insegnare e che quindi va posseduto. Qui io vi riporto una citazione da Lalo Duca, che ha fatto un sillabo per l'insegnamento dell'italiano agli stranieri all'università. E questa citazione viene da un intervento che ha fatto a margine di questo sillabo, in cui discute appunto i problemi che ha avuto nel definire il lessico da insegnare, e evidenzia essenzialmente 3 tipi di approccio possibile. Uno che chiama lessicografico, che è quello basato sostanzialmente sulle frequenze, si insegnano le parole che si utilizzano di più, però dice c'è un problema che è legato al fatto che le parole che si insegnano di più sono gli articoli,
che si usano di più sono gli articoli, le congiunzioni, le preposizioni, e forse quando si parla di arricchimento lessicale non parliamo di questo perché sono classi chiuse, non sono, e quindi non è un approccio in sé soddisfacente, oltre al fatto che poi esistono molte parole che fanno parte della competenza base di qualunque parlante italiano che però usiamo poco, e quindi se ci si basa semplicemente sulle frequenze non risultano, però si rischia poi di produrre qualcuno che non sa parole elementari perché non sono particolarmente frequenti. Un secondo approccio è quello esperienziale, in cui entrano però parole di lessico di base, ma anche parole di lessico più scientifico, insomma di lessico più elevato. E un terzo approccio possibile è quello morfologico, cioè lavorare sul fatto che a partire da una parola se ne possono generare altre attraverso suffissi, prefissi, eccetera, eccetera. E la Loduca suggerisce l'idea di utilizzarli tutti, invece che vincolarsi, perché un conto è la purezza teorica, un conto è la pratica didattica. Io in questa cosa mi riconosco moltissimo, perché effettivamente rischiare di vincolarsi a un modello teorico può avere dei limiti molto, molto forti. Allora, in una classe plurilingue, tante lingue sono tanti bisogni. Io ho fatto questa categorizzazione, ma come questa sono possibili tante altre categorizzazioni. Cioè, io ho a che fare con alunni che hanno bisogni di base, mi devo far capire. L'alunno che arriva da uno stato estero e nel giro di 2 mesi deve imparare, perché l'assistenza specifica, la mediazione linguistica dopo 2 mesi più o meno finisce. Problemi di interazione sociale, problemi di produzione corretta, e io poi appunto insisterei anche sul fatto che livelli più avanzati possono avere necessità di produzione creativa. Bisogna cercare di accogliere tutti questi problemi. Allora, primo esempio, per lavorare su un approccio esperienziale un modo può essere quello di proporre foto. Questa è una foto estremamente semplice, c'ha il pregio di avere una licenza Creative Commons 0, quindi è liberamente utilizzabile, liberamente modificabile, ci posso fare quel che mi pare, ma ovviamente sarebbe meglio avere foto molto più piene di oggetti, far lavorare la classe nella nominazione degli oggetti, si può anche fare nella forma del gioco, si possono dare regole tipo individua prima tutti gli oggetti che iniziano per la lettera C, eccetera, ma spingere i ragazzi a produrre parole che hanno a che fare con un ambito esperienziale preciso. Io partivo dalla scuola perché è ovviamente il gancio più facile e immediato lavorando in una classe plurilingue. Un passaggio successivo è quello di sviluppare, attraverso l'uso dei vocabolari, l'approccio lessicografico, cioè si può far ragionare i ragazzi, è possibile far ragionare i ragazzi sul fatto, prima di tutto, che la stessa parola può avere più significati, secondo che esistono delle parole che appunto hanno un uso più frequente, altre che hanno un uso meno frequente, farli ragionare, perché una cosa che colpisce me, per esempio, è che io trovo negli scritti, nei temi, parole di uso assolutamente minore, meno frequente, inserite in contesti sintattici che sono magari pieni di errori. E questa cosa sembra come dire, abbozzare una schizofrenia di fondo della competenza linguistica. No? Non sanno costruire una frase, però ci mettono la parola aulica, letteraria, obsoleta, e quindi farli ragionare sul fatto che esistono registri diversi. In particolare, ovviamente a questo scopo è molto utile il dizionario del De Mauro, qui c'è online, c'è sul sito dell'Internazionale, ma io trovo utile anche il dizionario delle collocazioni della Tiberi, che è stato pubblicato sulla Zanichelli. Il dizionario delle collocazioni viene venduto insieme a un CD, che è uno strumento un pochino superato, però ho provato a portarlo in classe plurilingue. La prima parola che mi hanno fatto cercare è musulmano. Quando hanno visto che collocazione tipica di musulmano, collocazione significa sostanzialmente parole che vanno accoppiate sulla base del significato, no? Alcuni accoppiamenti sono possibili, altri no, un gatto è mansueto, non è docile, cose di questo tipo qui, però è un buono strumento, no? Per sviluppare la ricchezza linguistica, cioè per farli ragionare sull'utilizzo delle parole, sul significato delle parole. Allora, quando hanno scoperto che una collocazione di musulmano è integralista, gli alunni musulmani si sono immediatamente risentiti,
E allora è nata una discussione su in quali casi si può utilizzare, quali sono le collocazioni di integralista. E è stato molto interessante, proprio di stimolo alla partecipazione. E quindi questo è un possibile sviluppo in senso, in direzione di un approccio lessicografico, di un'attività sul lessico che parte da un approccio esperienziale. Vabbè, qui sono andato a cercarmi parole per far vedere, no? Lessico fondamentale, e poi ci sono alcuni significati che invece sono sedia. Io questo significato tecnico non lo conoscevo, sostegno fisso di ghisa dei supporti delle trasmissioni meccaniche, però può essere anche divertente per i ragazzi scoprire appunto che anche parole che per loro hanno un significato assolutamente inequivocabile in realtà possono essere utilizzate in contesti completamente diversi. Per quanto poi riguarda appunto il passaggio successivo, può essere interessante farli lavorare su quello che sanno delle collocazioni o delle concorrenze. Allora, qui è uno dei siti che ho segnalato prima, che permette di costruire queste cose che chiamano flashcard. Io ho la parola, chiedo ai ragazzi in classe di dire questa parola con quali aggettivi, come si può specificare. E ovviamente alcune saranno banali, altre magari le vengono fuori delle vere e proprie collocazioni, e dopo posso, me lo sono preparato prima io, evidenziare quali sono alcune collocazioni significative della parola che loro hanno trovato. E questo permette di ampliare gli ambiti d'uso di una parola che già fa parte del loro vocabolario. Cattedra, lo stesso. Cattedra vacante, cattedra universitaria, eccetera, eccetera. Passaggio successivo, lo stesso tipo di esercizio, ma sui verbi. Quali verbi possono, io su questo trovo tonnellate di errori nei temi, creare un pericolo. Insomma, questa idea del creare sembra un po' sovraestesa, no? E allora farli ragionare su quali verbi vanno bene con determinate parole. Armadio, quali verbi? Appendere nell'armadio, rimanere sepolto nell'armadio, guarda, questa cosa è rimasta sepolta. Vuotare l'armadio, riordinare l'armadio. Sono tutti esempi molto banali, ma ovviamente qui la personalizzazione poi diventa possibile, perché uno può, anche servendosi del De Mauro, per esempio, organizzare questo lavoro in modo da fare esempi che vanno bene per l'apprendente che di italiano ne sa poco e esempi che vanno bene per chi invece già ha una buona competenza linguistica e deve sviluppare, no? Il modello di riferimento era questo che proponeva prima Pistolesi, non è che siano poi così diverse le necessità, magari sono diversi i livelli di competenza, ma non è vero che c'è il parlante che sa l'italiano, e c'è, no, sono diversi livelli di acquisizione. Passaggio successivo ancora, provare a sviluppare, dunque no, qui cosa ha fatto, scusatemi, aveva messo, sa lui cosa sta facendo, non mi lascia vedere la mappa concettuale, poi se volete provare a sviluppare un ragionamento sui verbi, facendoli ragionare sul fatto che i verbi hanno diverse valenze. Cioè verbi che richiedono o meno determinate informazioni. Questo è uno sviluppo in direzione dell'attenzione a comunicare in modo completo. Esistono verbi che non hanno nemmeno bisogno del soggetto, non ce l'hanno. Esistono verbi che, se non hanno il soggetto, il complemento diretto e due complementi indiretti, non sono comprensibili. E io qui proponevo di, eccola qua, la mappa concettuale ce la fa vedere, costruire una mappa concettuale, perché gli permette di organizzare in modo sistematico le informazioni, e quindi diventa anche uno strumento di controllo immediato. Si può fare anche utilizzando colori diversi. Qui l'ho messa per esempio, ma anche perché esiste un sito online che permette di generare queste mappe, che è molto bellino secondo me, anche perché non richiede nessuna iscrizione. Uno va, genera la mappa, poi se la può scaricare, la può pubblicare sul cloud di questo sito, si chiama MindMoop, e quindi è uno strumento disponibile anche per i ragazzi, che si possono abituare anche loro a organizzare in modo sistematico le informazioni che hanno. Questo io l'ho fatto sui verbi, ma ovviamente si può fare a qualunque livello, ci si possono costruire percorsi lessicali di tutti i tipi. Altro possibile sviluppo
è quello delle reggenze preposizionali. Sbagliano moltissimo le preposizioni. Io qui proponevo un gioco, ma di nuovo per dimostrare le varie possibilità che lo strumento informatico offre. Questo gioco, non ne vado particolarmente fiero, però è molto simile a cose che si possono fare più o meno con tutte le LIM che ci sono nelle scuole, sicuramente con le Promethean e sicuramente con quelle altre che possono, sulle quali si può scrivere anche con il dito. I software permettono di fare giochi di questo tipo. E allora io faccio quattro cestini, la preposizione, e i ragazzi devono collocare la preposizione nel cestino giusto, la frase dalla quale manca la preposizione nel cestino giusto, se no li torna indietro. E questo è una possibilità di riflessione sul funzionamento delle preposizioni. Qui invece ho costruito un gioco, questo pare che vada molto di moda negli Stati Uniti, dice che è un programma di successo alla televisione. Farli lavorare in classe a squadre, quindi anche la possibilità di organizzare le squadre sulla base dei bisogni, eccetera, eccetera, sulle collocazioni. Allora, vedete che è organizzato per argomenti. Ogni squadra può scegliere il punteggio per il quale gioca. Ora, io baro un pochino, non è completo. Qui non ce l'ho messo. Però, ecco, adesso, ecco. La squadra sceglie il punteggio per il quale gioca, gli compare una carta in cui ci sono una serie di collocazioni e devono identificare il termine al quale queste collocazioni rinviano. Cosa può essere a muro, quattro stagioni, a Dante, scorrevoli, ovviamente l'armadio. Si parte di nuovo dall'esperienza diretta, cioè quali arredi avete nella scuola, quali ambienti avete nella scuola, quali funzioni ci sono nella scuola, però è un esercizio appunto di attivazione di competenze lessicali. Lo stesso esercizio è possibile fare utilizzando quest'altro strumento, Jeopardy Rocks. Proprio il tabellone è lo stesso, però è più accattivante la grafica. Se lavorassi in una prima con queste cose, probabilmente userei questo, perché le squadre possono scegliersi chi sono, poi ci sono le spiegazioni del gioco, per vedete appunto. Il docente poi attribuirà i punteggi a seconda che abbiano risposto bene o meno al problema. C'è poi l'approccio morfologico, quindi con gli stessi strumenti che ho mostrato fino ad ora per variare le parole, eccetera, si può lavorare sui prefissi, sui suffissi, sulla derivazione. Qui mi sono limitato a un unico esempio. Qui il gioco, il modello è Forza 4. Si crea un tabellone con varie parole che sono derivate, alterate o addirittura falsi derivati, cioè parole primitive, e loro devono selezionare tutte quelle che appartengono alla medesima categoria, per cui, che so io, tacchino, pulcino, mulino, e adesso non trovo l'altro. Aiutatemi, lo vedete? L'altro primitivo, non ci leggete? Vabbè, bottino. Che ovviamente sono tutte parole primitive, hanno la forma del diminutivo, ma non lo sono. E via dicendo, poi ci sono nipotastro, giovinastro, poetastro, e cosa ci avrò messo? Pizzaccia. Poi ho i derivati. Poi gli si può chiedere, ma ok, li hai raggruppati correttamente, ma a quale categoria appartengono? Se rispondono correttamente, la carta ovviamente si scopre in un secondo momento, gli si può attribuire un punteggio. Cioè, di nuovo, l'idea è di utilizzare lo strumento informatico per, anche attraverso il gioco, indurre la riflessione sulla lingua e soprattutto sui significati
delle parole. Il passaggio successivo poi è la produzione. Una volta che si è lavorato in modo adeguato sulle parole, si può lavorare sulla produzione linguistica e qui, secondo me, un buono strumento è quello del fumetto. Qui non l'ho creato io perché volevo farvi vedere questo sito, ce ne sono tanti di questo tipo qui. Anche qua non c'è nessun bisogno di registrarsi, per cui i ragazzi possono andare e produrre la loro storia attraverso i disegni. Uno si può scegliere il formato della pagina. Vedete, ce ne sono tanti, la pagina piena. Possono scegliersi vari personaggi, lo prendono, lo trascinano e costruirsi quindi una storia. E poi anche inserire lo spazio per le parole nella storia. A diversi livelli di difficoltà, anche questo lo facessi io, probabilmente ai parlanti meno esperti chiederei di scrivere una semplice didascalia di quello che vedono. Al parlante più creativo potrei chiedere di scrivere i dialoghi, che sono certamente la cosa più difficile da produrre come competenza linguistica. Ma l'aspetto che per me è molto interessante è che possono anche loro crearsi la storia attraverso le immagini, e il passaggio da immagine a parola è un buon approccio per un primo avviamento alla lingua. Ragazzi che non parlano italiano possono sopperire alla mancanza della parola attraverso l'immagine e quindi trovarsi comunque in una comunicazione, in una situazione in cui riescono a comunicare. Il passaggio successivo, lo sviluppo successivo, è quello della storia animata. E qui invece l'ho costruito, anche questo Powtoons ha delle modalità di iscrizione per cui il docente può avere una classe e fornire account ai ragazzi che quindi possono lavorarci anche loro. Qui ho creato una banalissima animazione che gli si può chiedere di raccontare. Prova ad allargarla. Anche questo si può chiedere di raccontarlo a livelli diversi, dalla didascalia, quindi la semplice descrizione di quello che si vede, al racconto articolato, la storia di una ragazza che ha un fallimento scolastico, torna a casa e in realtà non è per niente preoccupata e poi lo racconta al babbo che però si arrabbia e gli dirà qualcosa tipo vai a studiare immediatamente, poi la ragazza si addormenta invece di studiare padre la scopre. Ma, insomma, si può ottenere un racconto a diversi livelli di complessità e quindi a diversi livelli di competenza linguistica. E per me questo è il motivo per cui è interessante davvero utilizzare l'informatica in classe, cioè appunto amplia notevolmente le possibilità di differenziazione dell'intervento didattico. Sono uno, lavoro con una classe, 26 elementi diversi, 26 bisogni diversi, ovviamente non farò una differenziazione per 26, ma posso graduare l'intervento facendo lavorare tutti attorno a uno stesso argomento. Mi avvio a concludere con questa cosa qui. Questo, chi c'era l'ho già fatto vedere l'anno scorso, però è un bellissimo strumento, secondo me, per fare verifica a distanza. Io lo uso moltissimo per l'attività di ripasso, perché permette all'insegnante che costruisce la verifica di mettere anche delle indicazioni su cosa fare nel caso che la risposta sia sbagliata. A differenza dell'esercizio sul libro, qui il ragazzo ha subito comunicazione del fatto che ha sbagliato la risposta e può immediatamente essere messo in condizione di sapere quali azioni concrete deve fare per ripassare, rivedere e recuperare l'errore che ha commesso. Ovviamente si può utilizzare con una enorme flessibilità questa cosa qui. Di nuovo, ai ragazzi non è chiesto di iscriversi, c'è l'insegnante che si iscrive ottiene un numero, che è il numero che identifica la sua aula virtuale, i ragazzi semplicemente vanno nell'aula virtuale,
Dopo gli verrà chiesto di identificarsi in qualche modo, ma anche qui si possono concordare modalità di identificazione, e qui posso attivare una verifica degli apprendimenti che ho, sui quali ho lavorato fino a questo momento. E quindi di nuovo ho delle collocazioni a quale termine si riferiscono, e sarà spiegazione. Ah, scusatemi, certo, non si vede a quale, la prima domanda che ho scritto è: a quale termine rinvia gli aggettivi integrativa, scientifica, teorica e ufficiale? E le possibilità sono spiegazione, rassicurazione, balneazione, spettacolo e spilla. Allora devo selezionare quello giusto, ovviamente io l'ho fatto un po' velocemente, devo dire la verità, però fatto con consapevolezza uno può creare anche delle trappole, no? Cioè, appunto, mi piaceva il fatto della desinenza che può indurre in errore, suonano simili, quindi avranno più o meno lo stesso uso linguistico, oppure errore che fanno spesso i ragazzi, l'aggettivazione al femminile, il nome al maschile o viceversa, non se ne rendono conto. A me capita molto spesso, devo dire, mi capita anche sulle verifiche di storia e di geografia, che la risposta proprio non corrisponde grammaticalmente, sintatticamente alla domanda. E sembra non porsi il problema, e quindi farli lavorare anche su questo. Speriamo che vada avanti. Ok, ti dice che la risposta è corretta, e poi ti dà le spiegazioni che io ho ritenuto di inserire. Questo è uno strumento veramente bello, anche perché produce alla fine dei report dettagliatissimi, per cui è possibile vedere il singolo studente cosa ha sbagliato, è possibile vedere le percentuali di errore sulla singola domanda, sui quali che forniscono una buona base per poi progettare le attività successive. Ho concluso, vi faccio vedere un'ultima cosa, questa l'ho scoperta relativamente di recente, ma la uso molto, ed è il fatto che le attività che si fanno attorno a obiettivi definiti, è utile comunicarle come attività che hanno a che fare con lo stesso gruppo di obiettivi. Spesso i ragazzi questa cosa non la avvertono. Non si rendono conto che quando lavoro sulle collocazioni e poi lavoro su prefissi e suffissi sto facendo un lavoro sempre intorno al lessico. E la comunicazione di questa unitarietà degli obiettivi è un buono strumento. Allora, esistono su internet svariati programmi che permettono di fare delle lavagne. Questo è bellino perché, di nuovo, non c'è nessuna necessità di iscriversi, bisogna solo avere la cortezza di non perdersi l'indirizzo, perché non essendoti iscritto, se ti perdi l'indirizzo non lo recuperi più, non c'è modo di ritornarci. Però vedete che tutti gli esercizi che vi ho fatto vedere li ho messi all'interno di un'unica tavola. C'è poi modo di ovviamente inserire una spiegazione di quali sono gli obiettivi dell'attività, eccetera, in modo che i ragazzi, quando tornano a casa e lavorano sulle stesse attività che hai fatto in classe, quindi sono messi in condizione non di ripassare gli argomenti in modo astratto, ma di rifare i lavori che hai fatto in classe, vengono anche adeguatamente informati della sistematicità del lavoro che gli si chiede di rifare, e quindi vengono messi in condizione di lavorare con una maggiore consapevolezza. Io con questo avrei concluso. Ho messo l'indirizzo del mio blog, mi hanno detto che ci deve essere un qualche riferimento per essere contattabile. Ci ho messo l'indirizzo del mio blog, io uso un blog per appoggiare tutte le attività che faccio in classe, in modo che i ragazzi sanno dove andare a trovarle. Basta. Grazie a Jacopo Fasano. Domande? Un po' di dibattito, ce l'hai fatta vedere molto velocemente. Forse avevo paura di essere lungo. Invece abbiamo ancora un po' di tempo.
A proposito dell'utilizzo, io ho molto delle appunto nuove tecnologie che non sono più nuove, gli strumenti informatici. Io ho la LIM in classe, cerco di utilizzarla e anche usando magari gli strumenti che arrivano tramite anche, che ne so, con i libri di testo, le varie cose più o meno online che ci sono, ma la mia difficoltà grossa è che ancora dove insegno io tanti non hanno, cioè si dà per scontata la competenza digitale di questi nativi digitali che in realtà poi non hanno, cioè anzi tanti hanno, per esempio, non hanno internet oppure ce l'hanno solo con lo smartphone o c'hanno, che ne so, traffico, giustamente secondo me, posto dai genitori un traffico limitato perché insomma anche lì è un problema di gestione dello strumento libero, insomma, che poi tipo, alla fine vedi tutte le problematiche legate al corretto utilizzo dei social network e tutto quello che ne consegue. E quindi mi trovo, quando ho fatto la domanda in classe, nella prima che ho quest'anno, quanti effettivamente si potevano, cioè anche ho chiesto semplicemente un indirizzo di posta elettronica per comunicare a volte la lezione, insomma si dà uno strumento in più, più di metà hanno comunicato l'indirizzo di posta, solo la metà, gli altri non lo utilizzano, cioè non utilizzano la posta elettronica, magari ti danno oppure l'indirizzo dei genitori ma non sempre rispondono, non la guardano. E quindi io mi trovo nella difficoltà di dire: non posso fare attività di questo tipo se non posso raggiungere tutta la classe, perché sennò faccio delle differenze, cioè a quelli che ci vanno e quelli che non ci vanno, diciamo al libro di testo in ogni caso ci accedono tutti e qui ancora no, quindi si dà per scontato, cioè poi è stata tolta l'ora di informatica, quindi si dà per scontato che magari in prima media ti arrivino dei ragazzini che già effettivamente possono usufruire di tutto questo, ma non è così, almeno nella realtà che vivo io non è così, c'è un buon 20-30% che rimarrebbe escluso da questo. È un'osservazione più che una domanda. La prima cosa è che gran parte delle attività si fanno in classe e quindi il problema semmai è avere internet in classe. Io devo dire che questo qualche volta pone delle difficoltà. Nella mia scuola io penso che siamo anche abbastanza avvantaggiati, nel senso abbiamo la LIM in tutte, davvero tutte le classi, ma non tutte le classi hanno collegamento internet via cavo, qualcuna è sul wifi e quando c'è il wifi basta un po' di pioggia e va giù la rete e questo può bloccare. Altra cosa, molti di questi siti sono ottimizzati per i telefonini, cioè funzionano anche sui telefonini. Ovviamente anch'io faccio queste ricognizioni. Quando faccio fare esercitazioni da casa mi preoccupo di sapere se sono in grado di accedere anche andando a casa di amici, perché nulla vieta, non sono cose mirate alla valutazione, queste qui sono attività di ripasso e chi non è in grado di accedere ha il corrispondente cartaceo. Peraltro Socrative per esempio lo genera da solo il corrispondente cartaceo, è possibile fargli generare un file PDF, si stampa, gli si dà. Non è esattamente la stessa cosa, però non esclude il ragazzo. Quindi sì, effettivamente un problema del genere c'è. Io sono dell'idea che non ci si possa fare più di tanto bloccare da questa cosa, perché in realtà poi nella mia esperienza molto spesso l'accesso a internet ce l'hanno ed è più facile che ti dicano di no perché non hanno voglia di fare con internet che non perché effettivamente non ce l'hanno. Mi è capitato un caso che fra l'altro è abbastanza significativo, di persona che è esclusa da internet per motivi religiosi. E lì effettivamente qualche difficoltà c'è stata, l'abbiamo risolta con una trattativa con la famiglia, per cui adesso produco in formato cartaceo o attraverso chiavina digitale, eccetera, tutto ciò che ritengo che lei debba fare a casa per non rimanere tagliata fuori. Comunque effettivamente è un problema che esiste, indubbiamente. In classe la classe partecipa tutta, quindi molte delle cose al limite uno le fa solo in classe. L'indirizzo internet io non l'ho mai chiesto a nessuno, per un po' di pudori miei probabilmente e poi perché sono un po' restio a l'indirizzo internet ad essere un indirizzo della famiglia. Io ritengo che l'esperienza scolastica debba essere in primo luogo un'esperienza dei ragazzi e che la famiglia debba essere coinvolta non nel senso della
possibilità pervasiva del controllo, ma nel senso della collaborazione con la scuola nella gestione del percorso educativo del ragazzo. Se io inizio a far avere ai ragazzi la percezione che l'indirizzo internet del babbo o della mamma è lo strumento attraverso il quale loro hanno a che fare con me, a me sembra di privarli un po' di un'esperienza che deve essere loro. La scuola è loro, eh? È certo, perché a 11 anni non lo potrebbero avere un indirizzo internet, cioè se ti danno un indirizzo internet a nome loro stanno facendo una cosa che non va tanto bene che la scuola avalli, secondo me. Quindi sì, la posta elettronica non la possono avere a 11 anni, non dovrebbero. Se voi andate a vedere le regole di iscrizione a qualunque provider di posta elettronica, cioè, c'è un'età minima. Facebook è la stessa cosa. I social io non li uso, anche perché lì c'è proprio un problema di comunicazione. Cioè, una volta che tu utilizzi i social, ci sono molti social che non ti permettono di moderare gli interventi, e quindi ti trovi magari ad essere proprietario di una pagina sulla quale i ragazzi possono andare e possono scrivere quello che gli pare, e tu poi ti trovi a gestire una classe nella quale per scritto ti compare di tutto e diventa un'attività improbabile. Esistono social specifici per la scuola che però hanno il difetto che hanno i laboratori di informatica, cioè sono un po' obsoleti rispetto alle cose a cui sono abituati. Se li porti in laboratorio e li fai lavorare con un computer, magari perfettamente funzionante, ma di 5 anni fa, lo vedi subito che non va bene, perché loro a casa hanno il telefonino, il computer di ultima generazione, l'iPad, il tablet, eccetera, e perdi. E lo stesso se li porti su un social che sembra modello Germania Est prima della caduta del muro, insomma, non funziona più, non funziona. Volevo sapere quanto lavori per gruppi, come sono magari, se fai gruppi di livello oppure gruppi, non lo so, ecco. Cioè, quanto lavoro è fatto in questo caso, siccome è differenziato su una stessa, diciamo, su uno stesso, come si vuol dire, contenuto, ecco. Cioè, e se poi avete, come dire, dei momenti di restituzione, perché la cosa, almeno la difficoltà che trovo io, appunto, riguarda la varia sequenza di livelli, per cui rischi che il BES alla fine sia davvero il ragazzo che vorrebbe andare un po' più avanti e che si trova quasi demotivato, perché dice tanto a me ormai, cioè, il livello è questo, bisogna seguire tutti, quindi ciò che è democratico diventa anche un po' poco trainante. Quindi volevo sapere se qual era la tua prassi di riunificare quello che tu dicevi, l'inclusività. Per me è il punto debole, sarei presuntuoso a dire che no, io questo problema ce l'ho, e come questo problema è veramente il punto debole. Cioè, prima di tutto, il lavoro a gruppi vero e proprio, nella mia esperienza, comporta delle perdite di tempo infinite, e sinceramente mi chiedo anche quando vado ai corsi di aggiornamento e parlano della didattica laboratoriale, del fatto che bisogna superare la lezione frontale, eccetera, eccetera, se chi viene a propagandare attività del genere ha mai provato a fare i conti con le economie di tempo con le quali abbiamo a che fare tutti i giorni. Eh sì, appunto. Quindi su lavori a gruppi, ecco, se faccio lavori a gruppi, sono lavori di gruppo talmente preparati che poi la restituzione c'è già a monte, cioè sanno perfettamente dove devono arrivare, perché sennò diventa dispersivo. La differenziazione qui è questa, cioè che nel momento in cui li faccio fare una produzione scritta, che so io, a partire da una striscia di fumetti, io posso dare consegne diverse, non è tanto un lavoro a gruppi quanto un lavoro individualizzato, e poi, siccome non è il momento della valutazione ma è una fase didattica, dare indicazioni sulla base di consegne diverse. Questo non è una differenziazione della valutazione sulla quale poi si potrebbe discutere a proposito della legittimità, ma in fase di insegnamento questo lo posso fare, cioè ci sono bisogni diversi. Per cui, però effettivamente sì, la restituzione per gruppi, fra l'altro io ho anche questo grosso problema, cioè quando organizzo gruppi io sono restio a farlo per fasce di livello, perché è rappresentare
anche fisicamente, attraverso la distribuzione dei gruppi nella classe, le differenze. E io questo lo trovo, penso tutti, non produttivo e anche molto opinabile da un punto di vista etico. La scuola non deve evidenziare le differenze, la scuola deve il più possibile accogliere i bisogni. Sì, quindi quando faccio gruppi ho molto il problema di come organizzarli, fra l'altro c'è tutto un fatto che c'è nel momento in cui nel gruppo io scelgo di mettere l'elemento bravo, c'è immediatamente quello che si fa trascinare, non fa nulla, e quindi c'è tutta una fase preparatoria del lavoro di gruppo che è la riflessione su come si lavora in gruppo, diventa un obiettivo a sé quello di imparare a lavorare in gruppo. Quindi sì, no, la risposta è effettivamente questo è un problema aperto, non risolto, peraltro è un problema secondo me apertissimo alla personalizzazione della didattica, perché c'è dappertutto, in tutti i programmi bisogna fare la didattica personalizzata, però qualunque insegnante alza la mano e dice scusa ma io sono uno, quelli sono 27, che personalizzo? Come faccio a differenziare? Come faccio a fare le attività? Addirittura no, ci sono ogni tanto senti parlare di dirigenti che chiedono programmazioni personalizzate nel vero senso della parola, con gli insegnanti che... già una programmazione di classe può essere un volume, figuriamoci le programmazioni personalizzate, sono problemi aperti. Mettiamola così, questo è un passo avanti, poi bisognerà, speriamo che a un certo punto arrivi un'invenzione nuova che porta ulteriormente avanti le possibilità di comunicazione e di personalizzazione. Io ho in mente i laboratori linguistici di un tempo, tutti con la cuffiettina, tutti che lavoravano con il registratorino, e poi ogni tanto ti si inseriva in cuffia l'insegnante, e la cosa, secondo l'insegnante, doveva essere il massimo dello stimolo, ma dal punto di vista dello studente significava l'insegnante, io sto qui, faccio un'ora di lezione, e in realtà l'insegnante mi ascolta due minuti. Quindi la personalizzazione può essere un bel problema anche da quel punto di vista lì. Sì, sono problemi aperti, io non ho una risposta decisa su questo punto. Allora, io non ho capito concretamente come fai a scuola, cosa usi di queste cose e come gliele fai usare. Cioè, alcune, quelle per i ripassi a casa, ho capito, e vabbè. Gli esercizi che fai in classe. Per esempio, questa cosa dei fumetti. È stato, quando li ho utilizzati, è stato molto interessante perché gli ho detto, facciamo così, uno va alla LIM, crea il suo fumetto e poi qualcun altro ci mette la storia sopra. E diventava molto interessante anche il fatto che si rendono immediatamente conto che la storia progettata da chi crea il fumetto non necessariamente corrisponde, cioè c'è anche un problema di interpretazione. E lì poi ci si innestava sopra una discussione sui termini più appropriati da utilizzare, cioè nel momento in cui scrivi una didascalia, come la scrivi, con quale parole, quanto deve supportare l'immagine, quanto può distaccarsi dall'immagine, il dialogo. I ragazzi poi su questo hanno una fantasia che è incomparabile con quella dell'insegnante e quindi costruivano delle storie secondo me molto belle, ma che dire surreali è dire poco, storie in cui il pesce compare come stilema da una parte poi diventa protagonista nella vignetta successiva e cosa, con una logica narrativa che loro vedono. Io no, ma certamente è un'attività che attiva più funzioni, perché non c'è solo il problema della produzione linguistica quanto anche, se non soprattutto, quello della coerenza, sì, della coerenza della storia. I giochi in classe sono molto facili e semmai bisogna stare attenti a non cedere alla tentazione di esagerare con i giochi, perché risolvono molto il problema della gestione della classe. E bisogna trovare un equilibrio tra fase della spiegazione e fase del gioco, perché se esagerato il gioco poi diventa gioco fino a se stesso, mentre invece c'ha una fortissima componente ludica. Dunque, c'è uno di questi siti, per fare capire cos'è il gioco, che vediamo se è questo. Sì, no, sì. È questo. Allora, Crash Tools, questo sito qui, c'ha
tra le varie cose, la possibilità di creare il Pac-Man. Il Pac-Man è bellissimo, secondo me, perché uno semplicemente va su Pac-Man ed è il Pac-Man. E il meccanismo è che se vuoi andare avanti, ogni volta che ti muore il personaggio, giocano a Pac-Man, ogni volta che ti muore il personaggio devi rispondere a delle domande. Allora qui la cosa per me nasce in questo modo. Io ho avuto un alunno che sapeva più o meno tutto di mitologia greca, ma una cosa impressionante, cioè sapeva anche le varianti, no? Sapete, non è una storia lineare quella della mitologia greca, perché giocava a un giochino della PlayStation con un meccanismo di questo tipo qui. Cioè c'erano degli step e dovevi andare avanti se sapevi collegare opportunamente le divinità. E ne è venuto fuori un esperto di mitologia greca che io mai avuto, mi correggeva su tutto, perché io poi tanto esperto di mitologia greca non sono. Allora, io sono abbastanza convinto del fatto che il gioco abbia una componente di apprendimento molto forte. È una banalità ovviamente, ma anche il videogioco, qui il problema può essere lo scontro con le famiglie che cercano di frenare e tu gli vai a proporre il videogioco, ma in realtà poi evidenzia il fatto che fondamentale è la motivazione all'apprendimento. Cioè vogliono andare avanti col videogioco tranquilli che le cose che tu gli chiedi di sapere per poter andare avanti nel videogioco le imparano molto velocemente. Tra l'altro è anche possibile stabilire in questo gioco qui, ce ne sono anche altri, ce n'è un altro molto bello che è il Donkey Kong, sempre giochino di quando ero piccolo io, quello dello scimmione, eccolo qua. Ma insomma, il meccanismo del se vuoi andare avanti devi sapere delle cose, e le cose si possono chiedere a livello diverso, cioè può essere una richiesta di nozioni, ma può anche essere una renditi conto del funzionamento di determinati meccanismi linguistici, è uno stimolo all'apprendimento molto forte. Certo, ce ne puoi mettere quante vuoi e puoi anche stabilire la ripetizione delle domande, cioè ogni volta riparti da capo e rispondi di nuovo a tutte le domande, quindi c'è anche questa fase di ripasso e consolidamento. Ora, devo dire la verità, questo non mi sono ancora spinto ad usarlo esplicitamente a casa, perché appunto c'è un problema di mediazione della cosa con le famiglie che non è, secondo me non è di poco conto. La volta che mi trovo con una classe dei rapporti con le famiglie su cui sono tranquillo per quanto riguarda i rapporti con le famiglie, magari ci provo. Il gioco è un meccanismo di apprendimento molto forte, questo secondo me è indubbio. Grazie ancora a Jacopo Fasano, grazie a tutti voi.